Nuovo, siamo arrivati all'esame degli articoli del piano, così come modificati dall'istruttoria che si è svolta delle osservazioni normative. Oggi arriviamo alla fine della parte normativa e quindi a seguito dell'esame della parte mancante, degli articoli mancanti del piano, direi di rivedere, insomma, di verificare se sono state approfondite, sono state riscontrate tutte le osservazioni, se alcune che magari non hanno riferimenti specifici all'articolo devono essere esaminate. Poi l'ufficio ha inviato, io non ho ancora avuto modo, devo dire, di guardare l'invio, il registro delle altre osservazioni, degli elaborati. Questo dovremmo rimetterci d'accordo per programmare forme, date e modalità della convocazione. Non ho ancora avuto modo di vedere nel dettaglio l'invio delle osservazioni. Direi di cominciare. Volevo fare una premessa, Jacopo, prima di cominciare, siccome io invece ho dato un'occhiata, così velocemente, quindi mi volevo fare una proposta, perché l'altra volta avevamo parlato del metodo, no? E mi sono resa conto che ci vorranno almeno una quindicina di giorni, ora poi ne discuteremo, di stop delle commissioni, perché effettivamente questa roba bisogna avere il modo di guardarla prima di portarla in commissione. E poi sono convinta per vedere queste cose qua, sarà opportuno avere le commissioni in presenza, perché non credo sia possibile discuterne così da remoto. Ecco, sicché la proposta che faccio io sicuramente me ne sono resa conto andandola a vedere, è delle commissioni in presenza. Questa è la mia proposta. La commissione in presenza è uno stop sicuramente di 15 giorni delle commissioni. Va bene, ne ragioniamo, ci riaggiorniamo su questo. Io non ho elementi ora per fare delle valutazioni. Ok, no, va bene, te lo dicevo perché già ho visionato un po' le cose, questa è già comunque sia il mio pensiero, già ve lo volevo esprimere. Ma c'è da esprimersi tutti ora o se ne discute dopo? Io ne discuterei Magari al proprio termine, questa vediamo. parte. Suggerirei, come diceva il presidente, di parlarne quando abbiamo finito la parte normativa. Magari se abbiamo tempo si può fare anche in fondo alla commissione oggi, però io non ho elementi di valutazione, nessun elemento di valutazione al momento, perché ieri è stato trasmesso dall'ufficio il file di WeTransfer e non ho veramente idea della natura del materiale, del numero delle osservazioni e della modalità che è necessaria per l'esame. Però non è che siamo sulla luna, voglio dire, se ne può parlare in ogni momento, programmando magari tra di noi anche un incontro se serve per definire il calendario prossimo delle iniziative della Commissione. No, certo, visto che ero intervenuta, visto che avevi accennato l'argomento, ma se ne Sì, parla poi dopo, andiamo perché pure abbiamo finito oggi. avanti con la commissione. Va bene. No, infatti va affrontato questo tema, eh. Io già l'altra volta l'avevo un attimino sfiorato, ma ora va affrontato. Prendiamolo con contezza, è chiaro che va affrontato, non abbiamo altre date di programmazione della Commissione del Board, quindi per forza. Va bene, direi di partire. Allora, l'articolo 81 riguarda le aree delle attività estrattive dismesse, perché poi noi non abbiamo delle cave, insomma, attive sul nostro territorio, e i siti storici sotto questo profilo. Allora, a parte la solita osservazione che ci chiede di modificare l'addizione di superficie da far pestabile nella definizione giusta, le altre due osservazioni che ci sono su questo articolo sono la 228, quella del Collegio dei Geometri, e l'osservazione d'ufficio. Quindi l'osservazione d'ufficio la vediamo direttamente sul testo, mentre per quello che riguarda il collegio, viene chiesto di portare al comma 5 a 10 anni il termine per la possibilità di effettuare il mutamento di destinazione d'uso, e poi dopo andiamo a vedere il comma 5 a cosa fa riferimento.
si chiede di correggere una numerazione sbagliata di un comma e si chiede per le attività di autolavaggio esistenti individuate sulla cartografia di ammettere la realizzazione di nuovi distributori di carburante. Ora non so se questo è un errore di sintesi o un errore dell'osservazione, perché io non credo che in quest'area qui ci siano distributori di carburante. Può anche darsi che sia un refuso che c'è nel registro delle osservazioni. Magari chiedo all'ufficio un riscontro. Comunque, andando sull'articolo, che è l'articolo 81, vedete, c'è il solito riferimento introdotto d'ufficio all'attività edilizia libera al comma 3. Antonella, riesce ad ingrandire un po' il testo? Che almeno io non lo vedo tanto grande. Lo possiamo fare noi, appoggiando sul più che ci abbiamo, lo possiamo fare anche noi. Anche noi? Sì. Ottimo. Sì, sì, lo puoi fare anche te, Simone. Ok. Poi c'è un riferimento al fatto che gli interventi pertinenziali in queste aree saranno disciplinati da regolamenti edilizio. C'è appunto la correzione della dizione di superficie. Poi Antonella, se scorriamo l'articolo. Avanti. Avanti. Ecco, io non so, secondo me qui Manola c'è un refuso, perché anche questo riferimento di 10 anni c'è un refuso, secondo me, nel registro. Guarda, non vorrei che fosse nell'elenco degli articoli che ti è stato dato, perché io ho solo l'osservazione d'ufficio e non ho questa cosa dei 10 anni, in effetti. No, ma nel registro delle osservazioni, però. Parlo del registro. Se voi andate all'osservazione 228, che è quella del collegio, l'ultima parte, proprio la parte finale della sintesi dell'osservazione, fa riferimento all'articolo 81. E secondo me c'è un errore. Ma non c'è proprio questi termini. Questo termine temporale probabilmente è un errore loro. Quindi noi non abbiamo modificato niente, perché l'articolo 81 non mi sembra che si prevedano. O è un errore nostro di trascrizione della sintesi, o è un errore dell'osservante. Lo controllo se è un errore nella sintesi. Controllo. Ok, poi andando avanti, poi l'ufficio ci dice su questo. Sugli articoli 82 e 83 non ci sono osservazioni. Invece sull'articolo 84, chiedo all'Antonella. Grazie, ma questa roba qui del collegio, sarà mica che si riferisce, forse ho perso un pezzo del ragionamento, al comma 4 dell'articolo invece che al 5? Vediamo, torniamo indietro. Avanti all'84. Ah, ecco, bravo Jacopo. Allora, leggiamolo. Il complessivo intervento di sostituzione edilizia con incremento volumetrico è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite e verificate le modalità di esecuzione e realizzazione delle disposizioni indicate al precedente comma 2. L'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni per l'uso pubblico di strutture e spazi all'aperto pertinenziali, con particolare... Andiamo avanti, Antonella, scorriamo. Riferimento per le aree di sosta e parcheggio, ovvero agli spazi pubblici e di uso pubblico. Allora, se torniamo un attimo indietro... Intanto c'è uno spazio in fondo a quel comma lì che è un errore di però noi non possiamo correggerlo perché il testo ce l'ha Fabrizio, noi abbiamo solamente PDF. Me lo sono annotato. Siete d'accordo se possiamo correggere direttamente, commissione? Comunque ho letto l'osservazione dei geometri, parla proprio di questo 10 anni, non c'è nessuno. Allora, e su questo punto vedete, l'osservazione non è accolta perché i 10 anni restano tali, ma io credo,
cioè il senso di questo articolo è quello di dire: tu mi realizzi un intervento di sostituzione edilizia con incremento volumetrico, quindi mi realizzi sostanzialmente, no, un intervento di rigenerazione. Resta sul comma, Antonella. Si è spostato. Ok. E sottoscrivi una convenzione, no? Le opere che realizzi, quindi attraverso questo intervento, no, di sostituzione edilizia con incremento volumetrico, hanno una certa destinazione d'uso. Quella destinazione d'uso lì dura almeno 10 anni. 10 anni è normalmente il termine di durata delle convenzioni urbanistiche, quindi mi sembra ragionevole, cioè non è che qui c'è un divieto, qui si realizza un intervento nuovo e ci si impegna, no, una volta che è stato realizzato, a non cambiarlo per il periodo di durata della convenzione. Quindi ecco, mi sembra, insomma, abbastanza logico e ragionevole lasciarlo così. Insomma, le convenzioni normalmente hanno questo tipo di proiezione temporale. Quindi poi naturalmente se c'è necessità di approfondire, eventualmente... Sì, scusa, io non riesco a capire che chiedono i geometri allora, cioè di togliere il limite dei 10 anni? No, loro chiedono di diminuirlo, Riccardo, loro dicono... Invece non si capisce però dalla sintesi. Si chiede di portare al comma 5... Ah, hai ragione te, non si capisce. Hai sbagliato la sintesi, c'è un errore, cioè si chiede di portare al comma, sarebbe 4, è saltato, 5, da 5 a 10 anni il termine per la possibilità di effettuare l'intervento. No, da 10 anni a 5. Scusa Manolo, altrimenti non torna più, veramente non torna più. Avranno chiesto di diminuirlo il periodo, io ho dato per scontato. Aspetta, la vado a prendere, l'osservazione. Senz'altro è così, certo. Beh. Se no non ha senso, no? Avranno chiesto, Riccardo, di diminuire questo termine di 10 anni. Cioè il senso è... Anche io, però non mi tornava dalla sintesi. Il senso è... fammi durare meno l'obbligo di mantenere le funzioni che ho realizzato attraverso l'intervento. Questo dovrebbe essere il senso dell'osservazione. Ora però 10 anni è la normale durata di una convenzione urbanistica, quindi... Devi andare in fondo, Antonella, in fondo. Questa è l'osservazione presentata dai geometri, Sì, sì. Sarà proprio... Io credo è sia in l'ultima... In fondo, Anto, prendi il così. Ah! È un problema di velocità. Ah, okay. Sì, dice che non gli va più veloce il cursore. Come vedete, i geometri, approfitto del tempo che dobbiamo aspettare, hanno ripreso il testo delle norme tecniche e hanno inserito, diciamo, le modifiche che chiedevano, no? Quindi noi abbiamo fatto un lavoro di estrazione articolo per articolo di quanto chiesto dai geometri. Hanno fatto un bel lavoro, hanno riguardato tutto il piano operativo. Sì, poi tante cose sono le solite, perché come nelle norme tecniche, hai visto Riccardo, si ripetono, no, certi interventi e così via, quindi sì, ci hanno riconsegnato il testo corretto. Sì, sì, hanno fatto un lavoro molto attento articolo per articolo. Tra l'altro, al di là del fatto che, eccolo, no,
No. Non credo, perché il comma è 4. E allora è sbagliato scrivere il 4. Ma scusa, ma sei all'articolo 81? Sì, sono all'articolo, sì, sono all'articolo 81, eccolo qui. No, perché nel testo che c'ho io sarebbe il comma 4, non il comma 5. Allora andava bene come era la sintesi. Vai avanti. Voi nel testo che avete voi è al comma 4 o al comma 5? No. Vi spiego io, il comma 4 loro hanno messo allo scopo di favorire la riqualificazione, gli hanno dato un comma 4. E poi hanno aggiunto il 5, perché noi non ce l'avevamo il comma 4 allo scopo di favorire la riqualificazione. È stato rinumerato e hanno aggiunto un comma. Quindi allora la sintesi andrebbe bene, perché sarebbe il comma 5. Sì. Che però rispetto al nostro piano operativo il comma 4. Sì, è diventato 4, non so perché, ma è diventato 4. Forse c'era un errore prima. Quindi la sintesi va bene. Ok. Però scusate, c'è una cosa che non capisco. Perché c'è un comma più? Perché l'hanno aggiunto il collegio di scuola. No. Ma l'hanno aggiunto sul prospetto che è... Scusate, c'è un chiarimento. Alle volte è accaduto che Fabrizio aveva sbagliato nel numerare, sai, alle volte o erano ripetuti o erano saltati. Anche con la commissione, ieri sembra Riccardo aveva notato che c'era un comma sbagliato. Ho capito, ma possiamo guardare il testo dell'ufficio? Perché è rimasto comma 4, quindi... Allora va corretto. Possiamo vederlo? Torniamo su. Ah, ecco, ho capito ora quello che diceva Riccardo. Cioè loro hanno ritenuto di individuare un periodo come un comma a sé stante, cioè allo scopo di favorire la riqualificazione paesaggistica, cioè già nel testo dell'ufficio, ma mentre noi lo lasciamo nel comma 3, loro aggiungevano un comma per ragioni, diciamo, formali, che secondo loro inizierebbe un nuovo comma. Avete capito qual è il punto? Manola. Io no, perché vedo un comma per conto suo, autonomo. Allora, lo vedi il testo, lo dico perché secondo me non l'abbiamo valutato come ufficio. Lo vedi che al comma 3 c'è scritto allo scopo, ferma lì, Antonella. Lo vedi che al comma 3 c'è scritto allo scopo di favorire la riqualificazione paesaggistica e risanamento ambientale? Loro dicono, questa parte qui, che voi avete tenuto dentro il comma 3, è opportuno, forse perché è un concetto diverso, inserire un comma 4. A quel punto il comma 4 diventa 5, e però non capisco la richiesta di modifica, perché in rosso c'è 10 anni, ma c'è già 10 anni nel testo dell'ufficio. Quindi non lo so lì che cosa è successo, ci sta che sia anche un refuso di qualcuno, insomma. Comunque proponevano 10 anni, e 10 anni è, quindi non nulla questio, come si suol dire, va bene? Va valutato se è il caso, come dicono loro, di aggiungere un comma o no. Magari segniamocelo, tanto questo è un aspetto solo formale, va bene? Va bene, tanto il testo non si modifica, va bene. Allora, si passa direttamente all'articolo 84. L'articolo 84 è il corridoio di salvaguardia infrastrutturale, la famosa variante Aurelia. Vi ricordo su questo che il regolamento urbanistico, scusate, che il piano operativo prevede che all'esito di uno studio sulla mobilità del territorio camaiorese e non solo, si possa valutare anche l'opzione zero, cioè anche l'opzione di non realizzarlo questo corridoio, così come invece si possa valutare l'opzione di realizzarlo, diciamo, con le caratteristiche che lo studio sulla mobilità magari potrà suggerire. Lo ricordo perché il corridoio di salvaguardia è oggetto di una conferenza di copianificazione,
è attualmente inserito anche nel piano territoriale di coordinamento della provincia di Lucca, e anche il ragionamento che è stato fatto con la provincia su questo punto è che il metodo corretto fosse questo, cioè rimandare la decisione finale ad uno studio sulla mobilità relativo al nostro territorio, che aggiorni anche i flussi di traffico, che faccia una verifica attenta di tutte, no, le possibilità di spostamento che ci sono sul nostro territorio. La premessa è doverosa perché alcune osservazioni ci pongono proprio il tema del corridoio. In particolare ci sono l'osservazione 248 e 249, che entrambe fanno riferimento a fabbricati che cadono in questo vincolo infrastrutturale. In entrambi i casi si propone di considerarli fuori dal corridoio questi fabbricati. Ora, qui in realtà il riferimento è all'articolo 84, ma ha anche un effetto cartografico, in realtà, questo tipo di richiesta. E quindi l'ufficio sottolinea che appunto l'individuazione del corridoio è quella, insomma, frutto di una conferenza di copianificazione conforme a, diciamo così, a quello che era già stato fatto in sede di piano strutturale. E poi viene precisato dall'ufficio che invece la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti e quindi non fenomeni di nuova costruzione, ma interventi sugli edifici esistenti, ivi compresi gli ampliamenti, sono disciplinati dall'articolo 84. Quindi poi dopo lo andiamo a vedere. Poi l'altra osservazione che c'è su questo articolo è la 531. La 531 ci viene chiesto di togliere l'obbligo di allegare alla convenzione apposita garanzia assicurativa e cauzionale. Qui il riferimento è al fatto che da sempre, o meglio da moltissimi anni, si sono concessi interventi di ampliamento degli edifici che erano nel corridoio infrastrutturale con un obbligo del cittadino a, diciamo così, rimuovere gli interventi di ampliamento qualora un domani l'area dovesse essere interessata dalla realizzazione dell'infrastruttura. Quindi c'è, il cittadino si assume un obbligo in tal senso e lo garantisce attraverso una forma assicurativa o cauzionale. E quindi ci viene chiesto di eliminare questo obbligo. Poi niente, poi viene argomentato, diciamo, il motivo per il quale si chiede questo tipo di modifica. In parte questa richiesta è stata accolta. Se ora andiamo sul testo, vediamo come. Ecco, è stata accolta, vedete, al comma 5, con un riferimento più generico, cioè invece di dire che il cittadino deve prestare idonee garanzie assicurative o cauzionali, si è detto eventuali idonee garanzie in relazione e proporzione agli interventi da realizzare. Cioè sostanzialmente si dice:
vediamo che tipo di intervento viene fatto sull'edificio esistente e in funzione dell'entità dell'intervento si valuta l'opportunità e la forma dell'obbligo di garanzia. Quindi si introduce un elemento di flessibilità che consente all'ufficio di gestire, diciamo, queste situazioni in modo diverso se, insomma, di fronte a situazioni diverse. Un conto è un cittadino che ti fa un ampliamento molto importante del proprio fabbricato, un conto è un cittadino, faccio per dire, che fa un piccolo intervento pertinenziale. Sono situazioni non equiparabili. E quindi, siccome la norma era un po' rigida, in questo modo, diciamo, è l'ufficio che deve valutare di volta in volta quali sono le forme più adeguate di garanzia della rimozione dell'intervento qualora l'area sia interessata un domani dall'infrastruttura. Se scorriamo... Sì? Io non ho capito una cosa, neanch'io, dopo Riccardo. Sì, poi cioè, vi lascio la parola. Finiamo di scorrere l'articolo... Fine. Prego. Io onestamente non riesco a capirla. Eventuali idonee garanzie in relazione in proporzione agli interventi da realizzare. Mi spiego meglio, Riccardo, l'ho spiegato troppo frettolosamente. Allora, questa fascia è la fascia, no? Dove un domani potrebbe passare la famosa cosiddetta variante Aurelia. Cosa è successo negli anni? Ci si è posti il problema di consentire o meno agli edifici che ci sono sopra di fare interventi sull'esistente. Perché ci si è posti questo problema? Perché in teoria non sarebbe ammissibile nessun intervento. Perché non sarebbe ammissibile nessun intervento? Perché naturalmente se io faccio fare un intervento al cittadino e poi un domani quell'area è soggetta a esproprio, carico la pubblica amministrazione di costi e oneri aggiuntivi per fare l'esproprio, perché se nel frattempo un'area è divenuta edificabile, cioè scusate, è stata edificata, il costo d'esproprio aumenta e aumenta anche, diciamo, no, l'onere in termini di lavori che va sostenuto per realizzare l'infrastruttura. Però cosa è successo? Che negli anni questa benedetta infrastruttura, questa benedetta strada alternativa non si è mai fatta. Perché? Perché ha dei costi enormi, impatta su un territorio molto urbanizzato e, ve lo dico per sommi capi, iniziò tanti anni fa una valutazione, ora mi posso sbagliare sotto il profilo tecnico, ma nel concetto no, una valutazione di impatto ambientale, e naufragò quella valutazione di impatto ambientale rispetto a una serie di problemi che vennero sollevati. Poi era un intervento, se ricordo bene, che avrebbe dovuto realizzare la SALT nell'ambito di una convenzione di rinnovo della concessione autostradale, e poi quel tipo di obbligo non è stato rinnovato nella convenzione. La SALT poi, diciamo così, si è indirizzata per i suoi problemi sulla famosa terza corsia dinamica dell'autostrada e diciamo quest'opera non è stata più oggetto di attenzione per mancanza di finanziamenti. Allora cosa è successo? Credo a partire dagli anni di Bertola, credo sia iniziata lì questa prassi. Invece di negare l'intervento al cittadino, gli si è detto: ok, io te lo faccio fare l'ampliamento. Però è chiaro che se un domani di lì ci passa la strada, te poi non è che mi puoi venire a dire che l'ampliamento te lo devo pagare, perché io non te l'avrei dovuto far fare l'ampliamento. Quindi nel momento in cui te lo faccio fare, te ti assumi la responsabilità di rimuoverlo, cioè di tornare allo status quo ante, qualora un domani la strada ci dovesse passare. Questo punto di equilibrio che è stato trovato, diciamo, ha consentito qualche intervento sugli edifici esistenti. Ora, sostanzialmente, l'osservazione ci dice, siccome normalmente, Riccardo, chiaramente a questo tipo di convenzioni ci sono legate delle garanzie, no? Perché se il cittadino non rimuove l'intervento,
io devo poter avere i soldi per rimuoverlo d'ufficio se un domani ci passa questa strada. Allora il cittadino ci dice: alleggerite questo tipo di obbligo. La norma, diciamo così, è stata scritta, se si accoglie, diciamo, questa richiesta in parte come propone l'ufficio, in modo da creare un meccanismo di flessibilità. Perché, vi faccio un esempio, un conto è il cittadino che fa un ampliamento di 40 metri quadrati, no? È importante, quindi, no? E lì probabilmente te gli dovrai chiedere tutte le garanzie del caso. Un conto è il cittadino che fa il forno, faccio per dire, non è la stessa cosa. Allora, finisco l'illustrazione. La modifica che viene proposta è: le garanzie chiediamole in relazione e proporzione agli interventi da realizzare, cioè a seconda di quello che mi chiede il cittadino, l'ufficio valuta qual è la forma di garanzia per l'interesse pubblico di cui parlavo più appropriata. Questo è il senso della norma. Ora forse Simone, però io allora l'avrei impostata in maniera diversa. Avrei scritto: è corredata di eventuali idonee garanzie assicurative, cauzionali e non, in relazione e proporzione agli interventi da realizzare. Perché se si fa un castello, fra virgolette, no, eccetera, le garanzie assicurative e cauzionali servono. Quindi io l'avrei previste: garanzie assicurative, cauzionali e non, in relazione e proporzione agli interventi da realizzare. Sì, ascolta Riccardo, secondo me è equipollente, perché ora lascia stare che noi togliamo assicurative o cauzionali, ma toglierlo non vuol dire che non ci possono essere, perché quando poi noi leggeremo la norma si parlerà di garanzie, quindi ci possono essere anche assicurative o cauzionali. Come dici te, esplicita, diciamo, la gradazione, no? Che ci può essere. Per me va bene, non ci sono, cioè dal punto di vista degli effetti, secondo me non cambia niente. Come dici te, è un'esplicitazione, diciamo, del concetto. Ecco, se l'ufficio se lo vuole appuntare, io non ho nessun tipo di difficoltà. Cioè Riccardo sostanzialmente dice: facciamo vedere, no, che le garanzie possono essere assicurative, cauzionali e anche diverse sostanzialmente. Quindi per me va bene, non... è un problema di forma più che di sostanza. Quindi appuntiamocelo. E, insomma, non vedo particolari problemi. Io invece, Simone, non metterei il cittadino a spendere ulteriori soldi a fare assicurazioni. Perché? Ti dico anche il perché. È 21 anni che hanno i terreni vincolati, va bene? Non possono fare nulla sui suoi terreni e si ritorna su quei vincoli sovrastanti schifosi. Perché, voglio dire, 21 anni che hanno i terreni vincolati, o questa variante la fai o non la fai. La decisione andava presa prima. È vergognoso che dopo questi anni ci abbiano ancora i terreni vincolati. Sapete come la penso? E mi ci viene un nervoso roba dell'altro mondo, perché qui siamo in democrazia, questa qui invece è ditta che fanno gli enti sovrastanti sui terreni di proprietà della gente. Questa è una dittatura spietata. E poi stanno lì, ci dormono sopra, ci fanno i suoi porci comodi, ci ripensano, e nel frattempo passano gli anni e la gente è lì vincolata. Poi gli dici: va bene, ti si concede, fai l'ampliamento, però lo demolisci se ci passa la strada, e va bene, lo demolisco, però mi fai anche l'assicurazione, perché io non posso mica essere sicuro che dopo, se ti dico di demolirlo, te me lo demolisci. Allora ci fai anche l'assicurazione, perché devo essere sicuro. Ma allora dico io: no, si fa una convenzione, ti fidi del cittadino e gli dici per convenzione: ti faccio fare 20 metri in più, ti faccio fare un forno sul tuo che già potevi fare, ma sei vincolato da questo vincolo sovrastante, però te lo permetto di farlo. Si fa una convenzione, mi fido di te cittadino e ti dico: guarda, oh, si scrive in convenzione che se però ci passa la strada e se viene effettuato questo benedetto discorso della variante Aurelia, te lo tiri giù. Mi fido, se però non lo tira giù, no, fammi finire, se non lo tira giù, questo cittadino avrà la casa, avrà qualcosa da perdere. Se non lo tira giù lui, interverrà il comune, come in tanti posti, e gli presenterà il conto. No, c'è da fargli fare anche l'assicurazione, così spende di assicurazione. Ci vogliono ancora garanzie che questo benedetto cittadino deve anche tirar fuori, dici te. Ma va bene,
Non glielo impone a nessuno al cittadino di ampliare, ma Capperini va bene, però è anche un vincolo che gli hanno messo sulla sua proprietà, hai capito? Quindi è sempre il cittadino che viene messo davanti a dover fare, a dover spendere, a tirare fuori i soldi per fare qualcosa che magari poteva già fare sulla sua proprietà, ma che c'ha questo benedetto vincolo, ma non mica 10 anni, perché uno dice, no, ci fosse un termine, dici, vogliamo realizzare una cosa, ci diamo un termine di 10 anni, vincoliamo questi terreni per 10 anni e guardiamo se si realizza. Anche loro, anche le amministrazioni, si dovrebbero dare un termine, no, 21 anni e poi si può andare avanti, possono anche tenerlo vincolato 30 anni, tanto che gli fa, c'è la gente, c'è il cittadino di mezzo, che gli fa, questi stanno zitti, e oh, per forza, e oh, è così che funziona, ragazzi, è così, quindi io leverei tutto, mi fiderei del cittadino, farei una convenzione col comune dove gli si dice, vuoi fare qualche metro in più, fai la convenzione col comune, tu sappia però che se viene effettuata la previsione e bisogna che tu lo tiri su, a tue spese, se poi non lo fa, ci penserà il comune, se c'ha la casa, lì poi uno interverrà sulla casa, vedrà come fare. Però no, deve farsi anche la deve anche farsi la polizza assicurativa. Ragazzi, questo è il mio pensiero, io ve lo dico. Michela, no, io ti volevo dire questo. La norma, così come è stata modificata dall'ufficio, da questo punto di vista migliora molto rispetto a quella attuale. Perché vedi, appunto, ci abbiamo scritto eventuali. Eventuali vuol dire che di volta in volta l'ufficio giudica. Vi faccio un altro esempio. Ci sono situazioni nelle quali, perché torniamo indietro, il corridoio infrastrutturale, poiché è considerato un'opera sovracomunale, noi non l'abbiamo potuto, diciamo, modificare a piacimento, no? Perché appunto è oggetto di un procedimento di copianificazione. Se vi ricordate, l'abbiamo ridotto ulteriormente. C'era già stata una riduzione, se non sbaglio, all'epoca di Giampaolo Bertola, e ora noi l'abbiamo ridotto ulteriormente. Ma non siamo riusciti a eliminarlo, perché effettivamente uno studio che chiarisca quanto serve e se serve quella strada non c'è. Però ci sono delle situazioni in cui è abbastanza evidente che la strada non potrà passare di lì. Cioè, mi spiego meglio, io credo che questo articolo vada anche gestito con un po' di capacità di ragionamento, perché vi faccio un esempio. Se un edificio amplia in direzione opposta, no, a quella dell'autostrada, del corridoio infrastrutturale, ma è evidente, no, che se, soprattutto se non è a ridosso dell'autostrada, ma è abbastanza lontano, 99 su 100 non ci saranno problemi. Cioè, ci possono essere situazioni nelle quali te ti rendi conto che l'intervento che chiede il cittadino problemi non ne crea rispetto alla futura infrastruttura. Se voi guardate la planimetria, c'è un punto in particolare in cui c'è una serie di edifici molto vicini all'autostrada e è quella parte lì quella più problematica. Poi nelle frange più estreme di questo corridoio infrastrutturale è difficile che la strada ci passi, no? Quindi, come posso dire, toglierla, Michela, è impossibile, capito? Perché se il comune non si dà delle garanzie, potrebbe fare un danno erariale. Cioè, un domani qualcuno potrebbe rimproverare il comune di aver fatto un danno erariale alla pubblica amministrazione. Invece, renderla più flessibile con l'aggettivo eventuali, secondo me è una cosa seria, perché effettivamente ci possono essere situazioni, come dici te, Michela, nelle quali si può anche fare a meno di chiedere le garanzie, a seconda, insomma, della situazione che si crea. Dopodiché io sono d'accordo con quello che te dicevi. Il problema che si è creato qui è che è rimasta per anni in sospeso questa vicenda. Tra l'altro c'è anche un problema, secondo me, che riguarda, diciamo così, l'incapacità a volte, come posso dire, di chi fa mestieri diversi da quello dell'urbanistica,
a prendersi qualche responsabilità, perché i vincoli espropriativi per legge dopo 5 anni decadono, va bene? Allora, se io notaio vado a fare una compravendita su questo immobile e non glielo dovrei chiedere al cittadino, ok, la convenzione col comune se il vincolo espropriativo è decaduto, mi spiego? Perché c'è anche questo aspetto qui, cioè la cosa che dici te, Michela, è tutelata dalla legge che prevede una durata del vincolo espropriativo. È che sapete quante volte capita che i notai chiedono ai comuni delle cose che stanno scritte nella legge, cioè si creano poi una serie di meccanismi che magari incrociano anche i mutui delle banche, no? Che rendono tutto molto, molto complicato. Quindi, concludendo, secondo me la norma è positiva, perché consente, Michela, di fare un passo in avanti. Toglierla, non, purtroppo non ci sono le condizioni. La cosa che va fatta è prendere una decisione su questa benedetta infrastruttura. E ci vuole uno studio sulla mobilità. Purtroppo questa amministrazione non ce la farà a farlo. Forse si potrà incominciare, ma non ci si fa, perché, vedete, abbiamo dato priorità ad altre cose, cioè abbiamo dato priorità allo strumento di carattere generale dell'urbanistica. Però è una di quelle cose che andrà fatta, perché onestamente soltanto uno studio ci può restituire in modo preciso i dati che servono a decidere. Poi non è che lo studio in automatico ti porta alla decisione, però ti dà un quadro conoscitivo sufficientemente, diciamo, utile a prendere delle decisioni. La mia personale opinione, ma è personale, è di Simone Leo, non è che di qualche schieramento politico, è che questa strada non si farà mai e che il mondo va da un'altra parte. Questa è la mia personale opinione. Il mondo va da un'altra parte, cioè se noi dobbiamo fare delle battaglie in Versilia sulla mobilità, vanno fatte su altre cose, come il potenziamento della ferrovia, come il potenziamento del trasporto pubblico. Siccome nella vita si sceglie, non è che si può avere tutto, secondo me le battaglie vanno indirizzate lì, sulle forme alternative di mobilità, perché sono anche quelle più importanti e anche più raggiungibili. Fare una battaglia per questa strada che costa una barcata di soldi e quindi mettere le altre cose, no? Diciamo ultime come priorità, secondo me è un errore politico. Però è la mia opinione, di Simone Leo, diciamo così. È corretto che il piano lasci aperta, diciamo, questa possibilità sulla base di uno studio. Cioè sarebbe sbagliato che il piano, al di fuori di uno studio, prendesse una decisione definitiva, insomma. Ci sarà uno studio, che tanto chiunque amministri lo dovrà fare, se vuol fare una cosa seria. Lo studio fornirà dei dati e i dati ci faranno capire quanto è utile questo tipo di viabilità, rispetto anche al fatto che, non ce lo dimentichiamo, si possono fare anche interventi sulla viabilità esistente, non è che mi viene in mente via Macchia Monteggiorini, mi vengono in mente, insomma, diverse situazioni. Però, insomma, questo lo sapete dall'adozione, no? La scelta dell'amministrazione è stata dire: va bene, approfondiamo attraverso uno studio il tema e poi all'esito di quello studio, no, sarà presa la decisione più corretta. Va bene, ok. Mi sembra comunque sì che sia stato alleggerito l'articolo e l'osservazione è stata giusta quella che hanno fatto, dai. Ok. Allora, andando avanti, si va ad un articolo che è probabilmente di nuova introduzione, non me lo ricordo, Antonella, il 90 bis. Scusa, ma l'85? E non ce n'ho osservazioni. No, c'è nulla. Fino al 90? Si sono direttamente al 90 bis. Stato l'85. Ah, vedete, il 90 bis... Il 90 bis, tra l'altro c'è... Vorrei specificare una cosa del 90 bis, è un approfondimento normativo richiesto in modo specifico dalla Regione Toscana. Sì,
lo stavo infatti anch'io per dire, è l'osservazione 500, l'osservazione non è un'osservazione, è il contributo 558 che abbiamo numerato come se fosse un'osservazione, ma in realtà è un contributo della regione Toscana, che ci ha segnalato che andava fatto riferimento al programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e quindi è stato costruito un articolo di carattere generale che fa riferimento alla necessità di predisporre questo programma e indica al comma 2 i contenuti che questo programma deve avere. Sono trasposizioni di regole di legge, non c'è nessuna scelta particolare. C'è, questo sì, vedete l'impegno al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore del PO, a predisporre il programma degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano. Cioè, giustamente la cosa che la legge chiede è di avere un programma sulle barriere architettoniche, cioè non semplicemente di eliminarle, no, via via che si fanno gli interventi, ma di avere proprio un programma. È quello che in qualche comune alcuni anni fa veniva chiamato, credo, se non ricordo male, la città dei bambini e delle bambine, no? Cioè l'idea di avere una città, ma non soltanto a misura dei bambini, perché poi le barriere architettoniche ovviamente sono un problema anche per altre categorie, anche per altre fette della popolazione. Insomma, l'idea che, no, tu debba porti questo obiettivo per rendere, insomma, fruibile la città da tutti, anche dalle persone che hanno più difficoltà, diciamo, nella mobilità, o che per ragioni appunto legate alla presenza di bambini, no, chiedono, insomma, una maggiore fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici anzitutto. Quindi questa sarà una cosa secondo me molto importante che la prossima amministrazione dovrà fare, un programma vero e proprio di abbattimento delle barriere architettoniche. Poi la successiva osservazione, cioè scusate, il successivo gruppo di osservazioni riguarda l'articolo 92. L'articolo 92 disciplina le aree non pianificate, cioè cosa succede, sapete, no, che gli interventi di nuova edificazione, ma anche quelli di rigenerazione importanti, hanno una durata di 5 anni. Passati 5 anni la previsione urbanistica decade. Quindi noi avremo aree non pianificate fra cinque anni, diciamo, passati 5 anni dall'entrata in vigore del piano, avremo delle aree non pianificate, perché è inimmaginabile che tutte le previsioni urbanistiche che abbiamo fatto partano, no? Non succede mai. Quindi l'articolo 92 disciplina cosa si può fare nelle aree non pianificate. Alcune cose sono imposte dalla legge e altre, diciamo, sono una scelta nostra. Su questo articolo le osservazioni che vengono alla luce sono quella d'ufficio e poi la 591 e la 592. Quindi 591 e 592. Allora, in realtà questa osservazione, queste due osservazioni, se vi ricordate, le abbiamo già viste, se non sbaglio, all'ultima commissione, se non è l'ultima, è la penultima, e in realtà hanno portato ad una modifica dell'articolo 72. Vi ricordate, tant'è che il 72 rimandava all'articolo 92, e noi siamo subito andati ad esaminare l'articolo 92, lo abbiamo fatto alla scorsa commissione, quindi diciamo possiamo tranquillamente esaurire qui diciamo l'illustrazione di queste due osservazioni. Vediamo le modifiche fatte d'ufficio. C'è riferimento all'attività edilizia libera al comma 3,
il solito riferimento. Andiamo avanti, Antonella, non so se c'è dell'altro. Basta. Poi mi risultano tre osservazioni all'articolo 93. L'articolo 93, se Antonella, eccolo, riguarda le misure di salvaguardia e le norme transitorie. È un articolo di chiusura delle norme che, diciamo, chiarisce come ci si deve comportare nella fase in cui il piano deve essere ancora approvato e rispetto ad alcuni passaggi di carattere transitorio. Sono cose per lo più disciplinate dalla legge e che qui vengono semplicemente declinate e precisate. Su questo articolo le osservazioni che vengono all'esame sono quella d'ufficio, e quindi poi la vediamo sul testo. Poi c'è l'osservazione 308, che però è segnata in rosso, quindi è segnata in rosso nei miei appunti, quindi lo verifico per scrupolo. È un'osservazione nella quale l'articolo è citato ma senza che ne sia oggetto, e infatti è così, l'osservazione ha ad oggetto altri articoli che abbiamo già esaminato. E poi la 575, che invece fa direttamente riferimento all'articolo 575. La 575 viene chiesto di dare una definizione a patrimonio edilizio esistente. Parzialmente accolta, e andiamo e tra l'altro con modifica del testo, quindi andiamo a vedere in che modo è stata accolta. Allora, questi sono i due commi, diciamo, inseriti. Li leggiamo. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nella disciplina del PO con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende per edificio, fabbricato, unità immobiliare esistenti, come definiti dalla regolamentazione regionale in materia, quelli effettivamente realizzati, ovvero per i quali sia compitamente realizzato l'involucro edilizio, come definito dalla regolamentazione regionale in materia, e sia depositata la dichiarazione di ultimazione dei lavori opportunamente corredata di elaborati documentali finalizzati a dimostrare la reale consistenza plani volumetrica e delle relative unità immobiliari dello stesso involucro edilizio alla data di acquisizione di efficacia dello stesso PO ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65 del 2014. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei titoli o atti abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per permessi di costruire già rilasciati, per i quali i relativi lavori siano iniziati prima della data di entrata in vigore delle nuove previsioni, segnalazioni certificate di inizio attività complete dei requisiti e degli elaborati tecnici e documentali prescritti per legge ai fini della loro efficacia, per i quali i lavori siano stati effettivamente iniziati entro la data di entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono eventuali proroghe, salvo eventuali proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, dei titoli o atti abilitativi, ammesse dalla presente disciplina anche in caso di titoli o atti abilitativi in contrasto con le previsioni del PO, le parti degli interventi previsti nei titoli o atti abilitativi di cui sopra non completate entro il termine temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori sono oggetto di separate istanze edilizie e si devono conformare alle previsioni del presente PO. Allora, la prima parte, il comma 6,
è la definizione di ciò che è un edificio esistente. Secondo noi, l'elemento, diciamo, di riferimento corretto è il concetto di involucro edilizio. Cioè, se io ho un involucro edilizio, anche se le finiture di quell'edificio non sono state realizzate, quell'edificio può considerarsi esistente. Dopodiché, la prova dell'esistenza, l'ufficio, diciamo, ritiene che possa essere data attraverso una dichiarazione di ultimazione dei lavori. Ora, su questo ci si è ragionato molto, e quindi magari chiedo anche, insomma, a chi fa questo mestiere, che non è il mio, di verificarlo, tanto abbiamo tempo eventualmente di cambiarla questa norma, perché ecco il concetto che è passato è che se io ho l'involucro edilizio e a un certo punto voglio, no, dire che i lavori, almeno quelli principali, sono ultimati, lo posso tranquillamente fare, e quindi la dichiarazione, come dire, cristallizza che a una certa data quell'involucro edilizio c'è. Perché il problema è non soltanto dire qual è, no, il punto di riferimento normativo per considerare un edificio esistente, il punto è anche stabilire qual è la modalità più opportuna attraverso la quale gli si dà una data certa all'esistenza di quell'involucro edilizio. All'ufficio è parso che questa fosse la forma più corretta, ma se ci sono forme, diciamo, più corrette, ben vengano, nel senso che qui l'obiettivo è semplicemente cristallizzare che a una certa data l'involucro edilizio esiste. Per esempio, si era ragionato anche dell'accatastamento, cioè come possibilità, diciamo, per dimostrare, no, che un involucro edilizio esiste. Poi invece il comma 7 disciplina, ampliandola fra l'altro, diciamo, la normativa che riguarda i titoli edilizi già rilasciati e che però sono in corso di esecuzione in questo momento. E cosa precisa il comma 7? Sostanzialmente precisa che per i permessi di costruire, le SCIA già efficaci, valgono ovviamente non le nuove previsioni urbanistiche, ma valgono i titoli edilizi, no? Se io ho un permesso di costruire rilasciato e ho una segnalazione certificata di inizio attività efficace, quel titolo mi dà modo di realizzare l'intervento che c'è scritto lì, a prescindere dalle previsioni del piano. Si era posto un problema, che è quello di capire se un cittadino possa chiedere la proroga di questi titoli. E c'è stato anche un dibattito, perché io ero per il sì e l'ufficio era invece più propenso per il no, ma non perché ci fossero, diciamo, opinioni sull'opportunità diverse. C'era un problema di lettura della norma che non è chiarissima. Alla fine, parlo dell'edilizia privata in particolare, non è tanto una questione urbanistica quanto di edilizia privata. Alla fine abbiamo convenuto con l'ufficio che se lo esplicitiamo noi il concetto è una scelta che si può fare. Quindi l'ultima parte del comma sostanzialmente chiarisce che è possibile la proroga di un titolo anche se la previsione urbanistica è cambiata. Cioè se il cittadino è nelle condizioni di ottenere una proroga per ultimare i lavori, anche se la previsione urbanistica è cambiata, noi questa proroga gliela concediamo. Ovviamente questo vale a maggior ragione in una fase come quella che stiamo vivendo, no? Fatta di, insomma, di tante incertezze. Poi addirittura l'ultima parte regola che cosa succede se, anche se concessa la proroga, il cittadino arriva lungo, diciamo così, rispetto alle nuove previsioni. E allora in quel caso, diciamo così, si crea una situazione di contrasto con le nuove previsioni del PO, che non è superabile se ci sono ovviamente le nuove previsioni, e allora, vedete, gli si dà una possibilità al cittadino di conformarsi alle previsioni. Ma questo però se neanche la proroga consente al cittadino di arrivare in fondo all'intervento.
Manola, se ho detto delle cose che non ti tornano, perché qui siamo molto nel tecnico, correggimi, No, corretto, corretto. eh. Simone, posso un'osservazione? Sì, certamente. Non so se magari ha partecipato anche l'Alessandra Mazzei a questa parte. Assolutamente sì, esatto. Allora, io non so, ecco, mi viene un po' di un dubbio relativamente al comma 6. Perché mi pare opportuno, mi pare insomma, pertinente il riferimento che si fa alla definizione di involucro edilizio che è da legge regionale, questo va bene. Perché, come dire, mette anche un punto da regolamento, insomma, mette anche un punto, no, su quello che è poi il livello di, come dire, consistenza urbanistica di una realizzazione non ancora completata. Esatto. Poi però la questione della dichiarazione di ultimazione lavori mi sembra più scivolosa, soprattutto laddove gli interventi poi effettivamente non si esauriscono con il titolo all'origine presentato, una variante ha permesso di costruire, qualcosa che cambia durante l'efficacia del titolo edilizio rilasciato. Quindi è una formulazione che secondo me andrebbe rimodulata. Sì, come anticipavo Jacopo, il problema che abbiamo non è, diciamo, quello dell'usare o meno la dichiarazione di ultimazione dei lavori, che è soltanto un modo per dare certezza ad una certa data dell'esistenza dell'involucro edilizio. Il problema che abbiamo è dargli certezza. Quindi, pensateci voi che fate questo lavoro, a quale può essere la forma, come dire, più corretta possibile, sia che si guardi dal lato del comune, sia che si guardi dal lato del cittadino, per cristallizzare il fatto che a una certa data l'involucro edilizio c'è. Perché il problema altrimenti che avremo è: ok, ma quando c'era quell'involucro edilizio? Quando è che si può dire che quell'involucro edilizio c'era? Questo è il problema che abbiamo. Abbiamo discusso tantissimo di qual era lo strumento più appropriato. Però, se non è quello della dichiarazione di ultimazione dei lavori, che da quello che ho capito, Jacopo, però io non è il mio lavoro, è più appunto, insomma, te Alberto in particolare avete più competenze, ovviamente. Da quello che ho capito, volendo, una dichiarazione di ultimazione dei lavori si può anche fare con l'involucro edilizio fatto, no? Tecnicamente è fattibile, però chiaramente i lavori in realtà poi dovranno andare avanti per le finiture, eccetera. Quindi, se si trova un meccanismo diverso, accennavo prima al fatto, per esempio, che io non conosco le regole dell'accatastamento, no? Cioè, a che livello di realizzazione si può fare un accatastamento, e in che modo si può fare un accatastamento. Potrebbe anche essere quello, per esempio, lo strumento, no? Cioè, come si dice, si crea il tipo mappale. Ora qui si entra su un ambito che è proprio da Alberto in particolare. Ecco, quindi l'importante è l'obiettivo. Usiamo lo strumento più appropriato. Posso? Anche... Ah, vai, Alberto. Allora, io ho capito la buona volontà di quello che vogliamo fare perché è percepibile, no? Però va studiata bene perché la fine dei lavori sì, la possiamo fare relativamente alla parte strutturale col fabbricato al grezzo, no? Ma tante volte la fine dei lavori implica anche un collaudo delle strutture, un deposito, tutta una serie di documenti prescrittivi che altrimenti, se non corredano la comunicazione di fine lavori, la rendono invalida. Alla stregua dell'accatastamento, vedi Simone, l'accatastamento che è una denuncia di parte, io oggi pomeriggio su un terreno di tua proprietà ti posso accatastare 24 appartamenti, stasera stessa te la accatasto. Te ci paghi l'IMU, ci pagherai anche la Tari, ma il catasto non è probatorio. Anzi, è una forma quella lì implicita dove il tecnico furbo potrebbe certificare una cosa che in realtà non c'è perché tanto non c'è nessuno che verifica, ok? Perché il catasto non è altro che un censimento del patrimonio edilizio ai fini tassativi. Io credo che la buona e vecchia,
relazione fotografica con data certa sia quello che santifica, pontifica e certifica la consistenza dell'immobile sulla base. Quindi fotografie dei quattro lati, tanto il dentro mi interessa relativamente, fotografie dei quattro lati con data certa applicata con marca temporale di Aruba, con firma digitale, con qualsiasi documento atto a certificare la reale consistenza. Credo che sia l'unica più semplice, fattiva e alla portata di tutti, perché l'altro implica tutta una serie di necessari interventi che molte volte non sono così di facile realizzo, capito? Lo è difficile in termini normali nei 3 anni di tempo, tante volte è difficile per questo, figurati ora con una data così corta dove entra in vigore il PO. Io penso che la relazione fotografica, mentre mi va bene, condivido il 7, il comma 7 è scritto bene e va bene, quello va benissimo come è scritto così. Sul 6 però ci farei attenzione, prenderei un po' di riflessione. Va bene, allora prendiamo in esame questa opzione. Probabilmente rispetto a questa opzione a quel punto si rende necessario no, indicare in modo un pochino più dettagliato cosa va fatto, no? Nel senso che a quel punto forse ci vuole anche una dichiarazione asseverata, insomma tutta una serie di elementi che appunto evitino insomma i rischi che Alberto diceva, che ci possono essere per esempio sull'accatastamento, che è vero, e come dice Alberto è un falso ideologico andare a catastare un immobile che non c'è, però insomma questo è un paese dove purtroppo accadono queste cose. Quindi se siete d'accordo, direi che questa proposta di Alberto la assumiamo e la verifichiamo insomma sia con l'edilizia privata sia con il dirigente, va bene? Teniamo conto già di com'è articolato, poi do la parola alla Michela che voleva intervenire. Ah sì, scusa Michela. Teniamo conto di com'è articolata la norma già, perché dopo la dicitura dichiarazione ultimazione lavori c'è già scritto, no, qual è la documentazione o quali possono essere gli atti necessari a dimostrare qual è l'oggetto probatorio dell'involucro edilizio e di conseguenza quello che deve essere stato realizzato del titolo. Quindi si tratta di capire se è necessario e in che forma un atto che provi questo, insomma. Perché la dichiarazione di ultimazione dei lavori infatti è un atto. Secondo me, Jacopo, la soluzione che ha proposto Alberto potrebbe andare bene. La cosa che mi viene in mente a me è che si potrebbe vedere, c'è cioè la legge, no, su questo, di usare uno degli strumenti previsti dalla legge, per esempio le dichiarazioni sostitutive, no, degli atti di notorietà, cioè... Se è applicabile, sì, certo. Va visto se è applicabile, ma se è applicabile sarebbe un elemento ulteriore, certo, di garanzia, perché ti chiama, no, ad una responsabilità certificatoria. Anche perché mi viene in mente una cosa, no? Io la struttura, l'involucro l'ho chiuso completamente, quindi è consolidata la volumetria e il corpo di fabbrica, no? Perché devo privare il cittadino? Quindi io congelo la situazione, mi entra il piano operativo, no? Perché il fabbricato che è finito formalmente lo è anche sostanzialmente alla stregua di quelli che sono terminati un anno fa, no? Ok? Io ragiono questo. Cioè, quindi lo scopo della ho la possibilità di ampliare ancora 30-40 metri quadri, no? Se non facessi così, io devo aspettare il prossimo regolamento per rifare un ampliamento, no? Solo perché magari per tutta una serie di situazioni sono arrivato proprio corto. Quindi congelo che io quanto concessionato l'ho realizzato. Non è finito dal punto di vista formale degli impianti, ma la volumetria è assentita, ho pagato gli oneri, ho pagato il conto di quant'altro, ho l'opportunità, faccio una variante e faccio l'ampliamento. Ragionavo in questa ottica qua, capito Simone? Perché ero concentrato nella pratica sostanzialmente. Sì. Va bene, approfondiamo questa proposta di Alberto e ce l'appuntiamo, insomma, e lo verifichiamo col dirigente, in questo caso anche con l'edilizia privata, perché poi questo è un aspetto proprio di gestione dell'edilizia privata. Allora,
C'era Michele. Ah, scusa, Michele. No, 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 scusami, io volevo solo dire, ma poi è intervenuto Alberto, quindi ci ha dato una possibile soluzione, perché anche io avevo delle perplessità sulla presentazione del discorso dell'ultimazione dei lavori in questa cosa qua. Quindi Alberto, una possibile soluzione ce l'ha data. Ok, allora, gli articoli sono finiti, adesso abbiamo alcune osservazioni sugli allegati, sugli appendici, sugli allegati alla norma. Allora, il primo allegato, il primo appendice che viene in esame è l'appendice A, dove c'è soltanto l'osservazione d'ufficio. Scorriamolo. Avanti. Allora, l'appendice A è quello che elenca, diciamo così, senza un valore tassativo, ma solo orientativo, perché il comune non ha un potere di dire quali sono le attività che rientrano in una categoria funzionale piuttosto che in un'altra. Diciamo, può avere una sua lettura delle cose e cerca di offrirla attraverso questo allegato per aiutare i cittadini, ma non può essere, diciamo, vincolante, perché se un cittadino dimostra che il comune sbaglia e che una certa attività rientra in una categoria funzionale diversa, vale, diciamo, la norma di legge. Qui noi abbiamo specificato, Antonella, se puoi andare un attimo più sopra nell'articolo, che nella categoria industriale e artigianale, ora riscendiamo giù, ci vanno, vai giù, perfetto, vedete, ci va la produzione di beni e servizi non riconducibili ad altre categorie funzionali. Qui è stato l'assessore, ve lo dico proprio chiaro e tondo, perché io, per ragioni di lavoro, ma fuori dal comune ovviamente, mi sono imbattuto in una sentenza del Consiglio di Stato che dice: quando la produzione di beni e servizi non è riconducibile a nessuna delle destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla legge, si deve ritenere, in base alla definizione del codice civile, che la destinazione sia quella produttiva. Ok? E allora mi sono sentito di, visto che lo dice il Consiglio di Stato, di metterlo anche qui come elemento di orientamento per i cittadini. Poi andiamo avanti. Avanti. Scusa, volevo dire una cosa. Queste modifiche che abbiamo fatto come osservazione d'ufficio derivano anche da una consultazione che abbiamo fatto con l'ufficio commercio, al quale avevamo mandato, diciamo, il materiale, dove, ecco, per esempio, quella dei tatuatori, cioè ci hanno suggerito anche delle attività che non erano contemplate in origine nelle norme e che loro, diciamo, per la loro pratica quotidiana, insomma, ritenevano utile di poter regolamentare, ecco. Allora, vedete, quindi la precisazione che i tatuatori sono nel commerciale al dettaglio, poi andiamo avanti. Ripeto, è un elenco non tassativo, però di orientamento sì. Sul turistico ricettivo non c'è nessuna novità. Scorri, Antonella. No, aspetta, hai scorso troppo, ma perché mi sono sbagliato io. Perché su due pagine, aspetta, allora, e qui attività di istruzione educative, scorri la pagina, Antonella, se non si vede dove l'abbiamo infilato, direzionale di servizio, perfetto, torniamo su, vedete le attività di istruzione ed educative anche private, vedete, cioè private in particolare, stanno nel direzionale, andiamo giù, mi pare non ce n'è altre, se non vado errato. Ok, poi appendice B. Sull'appendice, cioè, è esemplificativo e non esaustivo? Sì, sì, all'inizio, andiamola a vedere. Scritto che non è prescrittivo.
la pretesa l'assessore, perché è così, tabella non prescrittiva delle categorie funzionali e relative destinazioni d'uso, vedete? È proprio nel titolo. Non il mondo cambia, fortunatamente, quindi anche sì, il mondo parte. Cambia e il comune non lo può ingessare, tra l'altro, quindi è un elemento di orientamento, cioè Alberto, questo serve a chi presenta la pratica, dice, toh, sono lì dentro, mi torna tutto, la presenta. Se invece qualcosa non torna e se ne discute, perché stabilire se un'attività sta in una funzione o in un'altra, spesso con il mondo che cambia, come dice Jacopo, è complicato. Ma poi va anche per similitudine, no? Ma qualcosa lì l'aiuti, no? Con una schema così, sì. L'aiuti un professionista. Esatto. È di orientamento, ma non può essere prescrittivo in nessun modo. Andiamo avanti nell'appendice B. Scusate, non ho detto che cos'è. L'appendice B è quello che riguarda il piano particolareggiato del centro storico. Voi sapete che il centro storico è oggetto di un piano particolareggiato a cui rinvia anche il piano operativo. Tra l'altro l'avrete visto, insomma, sul giornale o comunque negli atti del comune. Noi abbiamo avviato un percorso per rivedere il piano particolareggiato del centro storico, ma proprio siamo in una fase iniziale, nel senso che abbiamo partecipato attraverso l'università, la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, a un bando regionale che finanzia questo tipo di cose, e siamo in attesa di capire se lo vinciamo o no. Se lo vinciamo, ovviamente, insomma, avvieremo un percorso che però dovrà condurre la prossima amministrazione, insomma, quindi lo avvieremo, ma senza pregiudicare ovviamente le scelte di chi verrà, ammesso che, no, ci venga data una risposta in tempi utili a farlo. Comunque, sul piano particolareggiato del centro storico abbiamo messo questa appendice per cercare di sistemare alcune cose di carattere generale. Vedete, la modifica è soltanto una, però prima di andarla a vedere vi segnalo quali sono le osservazioni. Una è quella d'ufficio e una è la 282. La 282 è il tema dei centri commerciali naturali, del cambio d'uso nei centri commerciali naturali. Ora, siccome è parzialmente accolta, l'andiamo a leggere subito. In attesa del nuovo piano attuativo, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni e i mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dallo strumento urbanistico vigente, fatto salvo le aree perimetrate come centri commerciali naturali, per le quali non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio nella destinazione residenziale posta al piano terra degli organismi edilizi. Quindi qui si chiarisce che fuori dal centro commerciale naturale, anche nel centro storico, vale la disciplina, diciamo, del generale dello strumento urbanistico vigente, a seconda ovviamente della categoria di riferimento dell'area o dell'edificio. Nei centri commerciali naturali invece c'è il divieto di mutamento di destinazione d'uso per quelle unità immobiliari che sono al piano terra degli organismi edilizi. Quindi questo significa che se io ho al primo piano, secondo piano fuori terra, un'unità immobiliare commerciale che ha una sua autonomia funzionale, cioè che non è necessaria per far funzionare quella del piano terra, posso anche fare il cambio d'uso, perché chiaramente, insomma, la caratteristica dei nostri centri commerciali naturali è prevalente, si svolge prevalentemente sul piano, insomma, sul primo piano fuori terra, quindi sul piano terra degli edifici. Quindi vedete, si è introdotto, insomma, un chiarimento e un elemento di flessibilità sulle unità immobiliari poste oltre il piano terra. Poi c'è anche la 205 qui, no? Ho visto. Anche la 205 come osservazione. 200, scusami? 5. Me l'ero segnata qui. Sulle sì, ha ragione R, anche la 205 abbiamo modificato l'allegato B.
l'osservazione 205, Sì, allora sì. la vado a prendere. Era già anche vista. Sì, Ah infatti sì, c'è la prima. l'avevamo anche già vista questa. Sì. Ok. Poi, andando avanti, abbiamo una serie di osservazioni sull'allegato C, sull'appendice C. L'appendice C è quella relativa al PUA, al piano di utilizzazione degli arenili. Allora, la 22 l'abbiamo già vista, se mi ricordo bene, ne abbiamo già parlato, riguarda, diciamo, l'assimilazione della colonia marina agli stabilimenti balneari. Ve lo ricordate? Ne abbiamo già parlato. La 43 anche questa ne abbiamo già parlato, ma perché, se non ricordo male, ora, qui sono passate un po' di commissioni. Probabilmente queste qui le avevamo già viste quando c'era l'articolo di riferimento. Ci siamo andati subito, l'impressione. Le scorro velocemente, ditemi se vi torna, anche a voi. La 43 l'abbiamo già vista. Poi la 157. Perché le siamo andate a vedere quando guardavamo l'articolo. La 157, Questa servizia. anche questa l'abbiamo vista. La 230 è quella d'ufficio. Poi 200, secondo me le abbiamo viste tutte queste, le scorro velocemente. 276. Ecco, forse questa non l'abbiamo vista, giusto? Ascoltami Simone, a me non mi risultano, non le scancellate, nel senso non guardate, poi la commissione se le Sì. guarda mi risulta uguale, la 276 e la 311. Ok, infatti anche a me la 276 non mi risulta esaminata. Allora, si chiede Ma di introdurre. Simone, la 157 quando l'avevamo vista, forse non ero in commissione io. Non era in commissione te, siccome nei primi articoli, Michela, della parte normativa del piano, c'è un rinvio, no? C'è un articolo che rinvia a questa appendice. Allora, che è successo? Che quando abbiamo esaminato quell'articolo, siccome non dice niente, insomma, rinvia a questa appendice, siamo Ah. andati a vedere questa appendice qui, capito? E quindi questi. Commissione del 23 giugno, Michela, ne abbiamo Ah, parlato. ah, ah, Esattamente. ok, va bene. Allora, 276 chiede una norma che permetta di tamponare le verande coperte. E non è accolta perché comporta variazioni alla disciplina del piano di tipo sostanziale che determinerebbero effetti di natura generale e territoriale. Cioè, Cosa, che significa tamponare? tamponare vuol dire Ah. chiudere le verande. Ora, al di là del fatto che, diciamo così, insomma, che ovviamente è discutibile, ma al di là di questo, cioè, noi non possiamo qui modificare il PUA nel senso di rimetterci lì a rivedere, diciamo, gli schemi di intervento. Noi possiamo semplicemente fare delle correzioni di carattere generale, di tipo squisitamente normativo. Questa è proprio una di quelle cose che chi vorrà rivedere il PUA eventualmente la rivedrà. Questo cittadino, vedi, pone un problema di chiusura, diciamo così, delle verande per creare degli spazi chiusi in più, però questo è proprio una modifica anche proprio degli schemi allegati al PUA, quindi questa è una cosa che non può essere oggetto del piano operativo, diciamo. Poi, l'altra era la 311, Antonella? Sì, è 311. Allora, 311.
Beh, questa è la richiesta di poter realizzare civili abitazioni nei locali sottotetto con una superficie utile minima di metri quadrati 28. E non è accolta perché intanto i sottotetti sono recuperabili in base alla legge regionale, ma non come unità abitative a sé stanti, come porzioni dell'unità immobiliare che sta sotto il sottotetto, eh? Poi c'è un problema di superfici minime, nel senso che secondo noi 28 metri quadrati al Lido di Camaiore è un taglio degli alloggi troppo piccolo rispetto, insomma, al fatto che il Lido ha già una densità urbanistica piuttosto alta e che quindi c'è un problema di governo di questo fenomeno per evitare che poi aumentino, no, i fenomeni di inquinamento ambientale di varia natura e il carico urbanistico. E allora, venendo quindi alle modifiche, guardiamole Antonella, scorriamo la norma. Questa l'abbiamo già discussa, vi ricordate? Alla commissione a cui faceva riferimento l'Antonella, cioè la possibilità di fare volumi tecnici negli stabilimenti balneari, perché questo era proprio un vuoto normativo, non era previsto. Ecco il tema della colonia marina che abbiamo già discusso all'altra commissione, equiparata agli stabilimenti balneari, così si risolve il problema, insomma, di una situazione che non era né carne né pesce. Si va avanti, perché anche questa l'abbiamo già discussa alla commissione a cui faceva riferimento Antonella. Sì, qui è la precisazione che l'abbiamo già discussa anche questa alla Commissione del 23, che le cosiddette attrezzature turistiche e per il tempo libero, che oggi sono discoteche, ce n'è una o due di situazioni così sul nostro territorio, ci si possa fare anche ristorante, ma anche questa l'abbiamo già discussa, se, come vi ricorderete. L'articolo 6, anche questo l'abbiamo già discusso. Cioè abbiamo precisato che negli arenili pubblici si possono installare strutture stagionali per attrezzare la spiaggia, cosa che avviene già, diciamo, attraverso i bandi che via via il comune fa. Anche questo qui l'abbiamo già discusso l'altra volta. Ok, queste erano tutte modifiche già discusse alla commissione del 23. Quindi possiamo andare avanti. L'appendice D. Anche qui Simone mi risulta, poi controllate sempre anche voi, che ci sono una serie di osservazioni già discusse. L'unica che mi manca da verificare è la 539, comunque guardatele, eh. Allora, quelle già discusse sono la 286, controllate se vi torna, la 537, la 544 e la 590. Mentre ti risulta da discutere la 539, Antonella? Sì, la 539. Allora, io vado alla 539, ovviamente se c'è qualche osservazione fra quelle che ho letto che non vi risulta discussa, andiamo a vedere. 539, 539, io ce l'ho fatta, semmai non mi ricordo, cioè se mi puoi ripetere le altre, Simone, perché sono la dall'altra. 286 all'Antonella gli risulta fatta. Sì, me. Sì. Okay. Poi la 537. A me la 286 mi risulta da vedere. Se non mi sbaglio io tu. Di Aspetta che controllo, eh. Paloma si disse di vederla. Oh, ma se c'è qualche incertezza, si sì, guarda, non è un problema. Certo. È questione di una, guardiamola pure. Sì. 539, comunque, invece mi risulta fatta, non invece la 537, che è breve.
Cos'è che ti risulta fatto? Scusa, Jacopo? Da 539, non da 537. Ah. Ritorna anche a voi, agli altri commissari? Sì. Ok. Guardiamo la 286 e la 537. Poi la 544 e la 590 mi risultano fatte? La 590 sì. La 544 quando parlavamo dell'articolo 28 io ce l'ho segnata. Sì, io me la ricordo la 544, però se c'è qualche incertezza la guardiamo. Guarda, certo. Vi risulta la 544? Io non ce l'ho segnata, però insomma, non so se gli altri... Magari... Gli altri commissari? Io l'ho segnata. Te l'ho segnata, anche io me la ricordo. Vabbè. Allora, quindi guardiamo la 286 e la 537. Allora, la 286... Allora, qui il tema è quello dell'esistenza, ora al di là del caso specifico, però il tema è come ci si comporta quando nell'ambito di una struttura alberghiera esiste un'attività diversa. Cioè nell'involucro edilizio dell'albergo, no? Esiste, che ne so, al piano terra un'attività, ad esempio commerciale, e sopra si sviluppa l'albergo. Perché che succede? Che a livello planimetrico, dove il volume non si vede, chiaramente c'è la classificazione dell'albergo. E quindi il tema è disciplinare dentro la classificazione dell'albergo l'esistenza di unità immobiliari legittimamente presenti con una funzione diversa. E quindi questo cittadino pone il problema, insomma, dell'esigenza di intervenire su questa unità immobiliare per far vivere la propria attività commerciale. Questa è stata parzialmente accolta, poi vediamo come. Secondo me l'avevamo discussa, ma insomma va bene rivederla, non ci sono problemi. 537. Effonio. 537. Antonella, ricordati la privacy. Sì, anche questa secondo me l'avevamo già vista, non so se in questa osservazione, ma sicuramente in un'altra. Cioè di sostituire, come è ora, il riferimento alla superficie esistente con il riferimento al volume esistente, perché la norma attuale fa riferimento al volume e non alla superficie. E noi, insomma, ci viene chiesto dal cittadino di riallineare anche la nuova norma a quella esistente. E tra l'altro è anche corretto far riferimento al volume, insomma, negli interventi alberghieri. Anche questa mi pare l'avevamo vista, comunque va bene così. Allora, appendice D, andiamo a vedere le modifiche. Allora, la prima... Vi ricordate, l'abbiamo già vista, è il favorire il cambio d'uso nel direzionale di servizio quando l'attività alberghiera risulta cessata. Prima veniva equiparato al residenziale, per cui ci voleva la cessazione di almeno 6 anni, adesso l'abbiamo equiparata al commerciale al dettaglio e quindi bastano 4 anni. Questa l'avevamo già vista, me lo ricordo bene.
Comma 5 l'avevamo già visto, è l'introduzione, insomma, scusate, è il riferimento all'attività edilizia libera. Andiamo avanti. Avanti. Oh, questa è la disciplina relativa al problema che ponevo, no? Cioè cosa si fa rispetto alle unità immobiliari che fanno parte di una struttura alberghiera, ma che hanno una destinazione diversa. Vedete, abbiamo inserito le categorie di intervento: superamento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia conservativa. Vi dico subito, perché voglio essere chiaro, che su questo c'è un parziale accoglimento dell'osservazione. Lo dico semplicemente per restituirvi i termini della questione, perché vedete. Noi stiamo dicendo sostanzialmente che quando un'unità immobiliare è inserita in una struttura alberghiera, non gli si danno possibilità di ampliamento, ma gli si danno soltanto possibilità di interventi conservativi. Ora, questo, come posso dire, è discutibile, è una scelta, perché? Perché chiaramente magari l'attività commerciale avrebbe bisogno, no, di ampliarsi, può darsi che ci sia una necessità di quel tipo. Però è chiaro che gli ampliamenti, no, in un edificio che è prevalentemente alberghiero possono anche creare dei problemi rispetto alla destinazione d'uso prevalente dell'edificio. Quindi non so se è chiaro il tema, ecco, la Commissione deve essere consapevole del fatto che con questa formulazione, se un edificio commerciale è al piano terra di un edificio alberghiero, non può ampliare, insomma, perché si Invece, ritiene. Simone, prevedere l'ampliamento ma all'interno della sagoma esistente, ovvero se l'albergo ha due ripostigli, faccio un esempio, che non sono più funzionali all'attività, ma possono essere utili all'attività commerciale per ampliare la sua superficie, prevedere questa formula. Sì, questo secondo me potrebbe essere ragionevole, nel senso che tra l'altro vorrebbe anche dire che anche l'albergo valuta rispetto alla sua attività che questo sia possibile, no? Perché il problema non è impedire l'ampliamento, il problema è le interferenze che ci possono essere, no? Rispetto all'attività alberghiera. Quindi sì, si potrebbe prevedere un ampliamento, dargli un ampliamento X, magari ragioniamo di quanto. E però obbligare, diciamo, chi lo vuol fare a farlo dentro la sagoma, dentro la sagoma dell'edificio. Questo secondo me ci si può studiare, appuntiamocelo, eh? Se siamo tutti d'accordo, mi sembra ragionevole quello che dice Alberto. Allora, vediamo un po', mi risultano altre tre osservazioni che non riguardano articoli in particolare e che però l'ufficio mi ha segnato qui. Le andiamo a vedere, così almeno sono la 623, che è di carattere generale, mi viene detto. La 623. È quella degli architetti dell'ordine. Vabbè, ma allora questa via via l'abbiamo. Rapporto tra PO e PS. Ah, ho capito. Praticamente, qui però bisogna che mi soccorra Manola, perché io ve lo so dire in termini generali, ma Manola può essere più precisa di me. Praticamente gli architetti ci hanno chiesto di riportare anche nel PO una tabella che è nel PS per rendere più facilmente leggibile il piano operativo. Credo che sia la tabella relativa al dimensionamento. Manola, ti torna? Sì, è relativa al dimensionamento, sì. Sostanzialmente è una tabella, correggimi se sbaglio, Manola, che è nel PS perché il dimensionamento è lì, Sì, infatti, bravo. però l'ordine degli architetti ci dicono, ci dice, per comodità di lettura,
che se no altrimenti diventa disagevole, riportatela anche nel PO, è giusto? Quel che dico? È corretto, è corretto. Ok, poi la 558 è il contributo della Regione Toscana, e qui ho un riferimento negli appunti alle schede norme in generale, al quadro valutativo in generale. Ora vi dico di che si tratta. Erano degli approfondimenti sostanzialmente nelle schede norma. Dillo te, Manola, spiegalo te. E cerchi hanno chiesto, se mi ricordo bene, di inserire in tutte le schede norma alcune precisazioni, quindi di carattere generale, giusto Manola? Sì, infatti. Quindi poi comunque le rivediamo quando andiamo a vedere le schede norma. Troviamo nelle schede norma questi approfondimenti. E le rivediamo quindi nelle schede norma. E poi nel quadro valutativo ci hanno chiesto di introdurre delle cose, ma questi sono elaborati di carattere tecnico che non hanno un effetto normativo. Sono per la VAS, diciamo. Quindi niente, queste cose non hanno, come posso dire, una rilevanza esterna, è un problema di correttezza formale degli atti, ecco, ok? Tant'è che non è nemmeno un'osservazione, è un contributo quello della regione. Ok, allora, l'esame è finito della parte normativa di carattere generale. Adesso, come diceva Jacopo, dobbiamo andare a vedere se c'è saltata qualche osservazione. Antonella, io direi che lo scorrite l'elenco e i commissari... Io l'ho già controllato, a me mi risultano fatte tutte, però verificate, a me mi risultano tutte quante fatte, però verificatele. Nel mio registro, io ve le sono eliminate una per uno, guardate un po'. Allora ha funzionato, dai, il metodo di lavoro. Sì, anche perché i commissari non... sono stati quasi sempre tutti presenti, a parte la Michela che ha avuto un po' di assenza, ma insomma mi sembra che anche in relazione agli appunti che ho io sul registro ci siano vuoti. Via. Ascoltate, allora, se è così, vi farei una proposta. Tanto voglio dire, se poi vi accorgete che è saltata qualche osservazione, ce lo potete anche ridire, no? Ora non è che va fatto per forza ora in 5 minuti, no? Di sfogliare tutto il registro. Proporrei, Jacopo, di decidere come vogliamo procedere per le prossime commissioni, quindi la discussione che aveva anticipato la Michela. Io, come assessore, vi vorrei, diciamo, semplicemente prospettare le varie possibilità che ci sono. Nel senso che, Antonella, correggimi se sbaglio, perché anch'io non l'ho ancora viste, ma... le osservazioni che Antonella ha mandato, cioè Antonella ha mandato sia il registro delle osservazioni sia le osservazioni. Le osservazioni che Antonella ha mandato sono quelle più squisitamente di natura cartografica. No, sono le classificazioni. Non sono cartografiche. Fatemici arrivare. Okay. Sono cartografiche, no? Le classificazioni sono cartografiche, come sono? Allora, no. Come no? Posso parlare? Farmi finire. Come sono cartografiche le classificazioni? Sì, ma l'avete distinte in diverse branche voi, no? Fate parlare. Allora, sono quelle cartografiche. Usavo questo nome di genere per distinguerle dalle schede norma, che, correggimi se sbaglio Antonella, quelle ancora non ce le abbiamo. Perché le schede norma sono quelle che riguardano gli interventi. Non sono neanche quelle cartografiche vere, Simone. Non interrompiamo Riccardo. Non ho capito, Jacopo, le osservazioni cartografiche tutte non ce le ho. Ma per finire l'assessore, poi si No, lui ha detto mancano solo quelle delle schede norma. Allora, io... ho capito questo, poi se manca del materiale ci mancherebbe, che Antonella ha mandato il registro delle osservazioni cartografiche e dovrebbe aver mandato anche... delle
è vero che si va a modificare anche la cartografia, ma abbiamo mandato le classificazioni degli edifici, appunto, che comportano anche, quello è giusto, una modifica cartografica, perché gli edifici in cartografia sono evidenziati con uno o due. Ok, quindi non avete ancora mandato le altre osservazioni. Le modifiche cartografiche di perimetrazioni e così via. Sì, ok. Allora, e quelle, Emanuela, a che punto siamo? Siamo a buon punto, abbiamo terminato, dobbiamo fare un lavoro di verifica finale, ma praticamente dovrebbe essere quasi concluso. Ok, allora, su quelle relative alle classificazioni, noi abbiamo due possibilità, secondo me, di lavoro. Una è guardarle una a una, tutte. Se si sceglie questo metodo, poi decide la commissione, però non ha senso, lo dico a Michela, sospendere per 15 giorni, perché se le vogliamo vedere qui una a una, l'illustrazione si fa qui una a una. Se invece ritenete di guardarvele, no, con calma per due settimane di fila e poi torniamo qui e discutiamo quelle sulle quali la commissione ha perplessità, allora ha senso dire mi prendo 15 giorni per guardarle tutte. Se invece le illustriamo qui una a una, l'illustrazione avviene qui. Lo dico perché non capirei, no? Se le guardiamo tutte qui una a una, via via voi ve le guardate, no? Non è che... No, ma Simone, scusa, ma abbiamo anche i nostri gruppi politici, insomma, abbiamo da vedere anche parlare. Non si vota mica, non si sta mica votando, no? Noi, io lo dico per... Ma insomma, voglio dire, almeno lasciaci un po' di tempo. L'ufficio si è preso il tempo che gli pareva, voglio dire, lasciaci almeno una decina di giorni anche a noi, voglio dire, il capogruppo, le cose, faccele vedere, insomma, un attimino. Non tutti sono partecipi, poi... anche il mio capogruppo alle commissioni, che faccio vedere un attimino, 10 giorni sarà tutto il mondo. Semplicemente dicendo che questa esigenza, che io capisco, riguarda il momento del voto, non è che riguarda il momento dell'illustrazione, no? Cioè l'illustrazione non implica una manifestazione di volontà, che capisco che tu magari debba verificare col tuo gruppo politico, ma questo varrà per tutti ovviamente. Quindi... ripeto, cioè non vedo ragioni per non andare avanti nell'illustrazione delle pratiche, anche perché, Michela, proprio per il tipo di discussione, no, che magari devi fare al tuo interno, se ricevi un'illustrazione, no, se è anche in grado di andare al tuo interno, no, e di spiegare meglio a chi con te, no, deve valutare le cose, qual è il lavoro che è stato fatto. Cioè, se te al tuo interno ci vai senza nemmeno un'illustrazione, magari ti manca qualche elemento. Cioè io francamente non vedo perché non si possa intanto illustrarle. Io vi faccio presente che anche su quelle normative non è che la commissione ha votato, la commissione poi dovrà votare in un momento, ci sarà un momento in cui la commissione voterà, no? Poi lì ci sarà da capire quali sono le modalità, ma insomma questo è un problema successivo. Però onestamente interrompere due settimane anche l'illustrazione delle osservazioni, secondo me è sbagliato, perché noi abbiamo il dovere di dare continuità al lavoro, ve lo dico con molta franchezza e con quell'attenzione che dici te, Michela, dare modo poi, come dire, prima dell'espressione del voto, no, a tutti i gruppi politici di fare le loro valutazioni, questo ci mancherebbe, ma l'illustrazione delle cose non vedo il perché si debba interrompere. Poi, per l'amor di Dio, la decisione è in particolare del Presidente della Commissione, insomma. Vabbè, se te tu mi dici che poi la votazione viene fatta in un secondo momento, le riprendiamo in mano in un secondo momento, allora possiamo anche fare l'illustrazione e poi si provvederà poi a illustrarle, come dici te, poi ai nostri gruppi. Perché se la votazione poi viene fatta... La votazione per forza è rimandata a un secondo momento. Noi non abbiamo mica votato neanche su quelle normative. No, sì, appunto. No, l'unica cosa che ti dico io è la presenza. Io secondo me le farei in presenza. Questo è un altro paio di mani che io su questo dicevo. Io ho un'osservazione. Dopo che abbiamo iniziato la commissione, nel frattempo ho messo a scaricare la documentazione e
sono quelle classificazioni di tutti i casi specifici che riguardano fabbricati. Quindi, secondo me, sarebbe opportuno per le valutazioni politiche che ne conseguono e che si esprimono attraverso la votazione, che ci fossero forniti degli elementi anche attraverso la presentazione. Questo è necessario perché l'ufficio rispetto a noi ha fatto un'istruttoria su la presentazione di un'osservazione motivata dall'istante, da chi ha fatto la osservazione. Di conseguenza, come è accaduto nel caso delle osservazioni normative, noi valutiamo la controdeduzione dell'ufficio, gli aspetti di merito che sono stati valutati della proposta di osservazione in accoglimento, parziale accoglimento, non accoglimento. Quindi direi che sarebbe opportuno, secondo me, procedere proprio perché sono casi specifici e casi che hanno ognuno per propria cura ha presentato sia la propria forma di richiesta sia la propria forma di analisi. Sarebbe opportuno, secondo me, procedere in modo tale da avere quanto prima con l'illustrazione il quadro completo dell'operazione, capite? Cioè è quello che è la fattispecie di casi che sono emersi su questo. Dopodiché è evidente che, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, su questo tema qui c'è una discussione anche più approfondita forse del caso delle modifiche normative. Quindi mi sentirei di dire che rispetto alla documentazione che l'ufficio ci ha inviato, che è un registro di sintesi come quello che è stato prodotto per le normative, più il dettaglio dell'osservazione presentata, quindi abbiamo anche il doppio livello, no, di conoscenza, ora, perché abbiamo da una parte l'osservazione presentata da chi l'ha fatto richiesta e dall'altra la valutazione dell'ufficio, mi sembra che siamo in grado subito di incrociarli, perché sono casi specifici, non si sta trattando di casi ipotetici, ma sono casi specifici che ci vengono presentati con la documentazione che ci è arrivata. Sulla modalità di la forma, diciamo, via di commissione, io particolari difficoltà non ce n'ho, se non per il fatto che se lavoriamo in presenza abbiamo comunque da tener conto sia delle modalità e dei vincoli che dipendono dalla disponibilità del personale d'ufficio, che sono gli stessi nei tempi analoghi a quelli che abbiamo avuto con la forma a distanza, e poi bisogna organizzarci in modo tale da poter essere presenti nelle stesse condizioni con cui lo siamo stati a distanza. In questo caso siamo uniti 3 volte per settimana, 2 volte sempre, e non è banale perché giorni sul calendario non ce li mette nessuno, insomma, no? Quindi ci sono... Scusa Jacopo, voglio far presente che mi dice il chat che se le facciamo in presenza ci dobbiamo trovare alle bocchette, perché dice che hanno lì tutta la documentazione, quindi non so, qualche cosa di preciso, però... Che comunque c'è il distanziamento uguale. E comunque anche in presenza faccio presente che il distanziamento va osservato, quindi non lo so, un foglio... Cioè, che cosa cambia, Però... Il materiale sarà tutto online, no? Mi dice l'Antonella che anche il materiale, anche alle bocchette, sarà comunque online. Vabbè, è online perché lo devono vedere i cittadini. Ma in sala giunta, per esempio, non si può fare? In sala giunta, che l'abbiamo già fatta, non si può fare? Il CED mi riferiscono, io non ci ho parlato direttamente, che non è possibile, siccome... il fatto che c'è collegamento di fuori. L'hanno detto all'Antonella, me l'ha detto l'Antonella stamattina. Posso, scusa Manuela, posso fare una domanda a tutti i commissari? Ma è veramente una domanda, ma è per capire io, insomma. Ma perché reputate che questo sistema sia più disagevole? Nel senso che l'ufficio ci ha chiarito che metterà a schermo, no? E, diciamo, gli immobili oggetto di classificazione senza riferimenti ai nomi, nel senso che vengono tolti. Quindi io ho l'impressione che per condividere delle immagini invece questo sistema sia molto funzionale. Ve lo dico perché anche noi, intendo la parte esecutiva, ci ha lavorato così sul piano, e vi devo dire che ci abbiamo lavorato meglio che in presenza, perché quando si tratta di condividere delle immagini questo sistema funziona molto bene. Mi permetto di aggiungere, e vorrei che fosse valutato perché anche questo è un fatto politico, che è anche più trasparente questo modo di lavorare, perché mette in condizioni i cittadini
di seguire anche in differita i lavori che la commissione svolge. Ora, non è che, intendiamoci, è obbligatorio, assolutamente, cioè è giustamente, si può anche decidere di farlo in presenza, però ecco, dal punto di vista della funzionalità del lavoro, io ho qualche dubbio che in presenza sia meglio. Dal punto di vista della trasparenza è sicuramente peggio, perché questo invece è un modo attraverso i quali i cittadini possono in qualsiasi momento andare sul sito del comune e andarsi a vedere i lavori della commissione. Quindi valutiamolo, perché secondo me è un fatto molto serio che la commissione si sia data una modalità di lavoro di questa natura, perché fa vedere, come dire, no? Che la vita delle istituzioni, insomma, su cose importanti è, nel rispetto della privacy, però un fatto di dominio pubblico. Non sto dicendo che se si fa in presenza non c'è, non c'è correttezza, ci mancherebbe, è corretto anche farla in presenza. Dico appariva solo che... questo, Simone, appariva no, questo. Dico solo che, certo, che è un fatto male che tutti gli uffici non vengano più a lavorare in comune, stiano a casa e non si incontrino più e i cittadini ci parlano da un video. Cioè, no, 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 scusa, abbi pazienza. Scusa, non si può riprendere. Dai, una persona, Riccardo, dai una cosa, hai parlato fino ad ora. Ma non ho finito. Quando finito? Ma quando no, perché è finito? Mi stai rispondendo a una cosa che ti dico io. No, scusa, scusa, voglio finire. In presenza non si può riprendere come se riprende un consiglio comunale. E dedubito. Perché dubito che in presenza si possa riuscire a far vedere una cartografia come si fa vedere con questa modalità. Ne dubito molto. Non ti sto dicendo, Riccardo, io cerco di essere, come ti posso dire, obiettivo. No, a me mi va bene in tutte le maniere, Simone. Cioè, il fatto è che per ora sembra che ora ridursi sempre in una stanza e parlare attraverso un video sia diventata la regola. No, cioè, infatti negli uffici H Maiore senti la gente per la strada è tutta arrabbiata perché gli uffici non ricevono più qualsiasi tipo di ufficio e la gente non ha più non accede più all'ufficio. Riccardo, ma perché la devi buttare, permettimi? Non la butto. Cosa c'entra? Cosa? A parte che gli uffici fortunatamente stanno ricominciando a ricevere. Stanno ricevendo poco. Vabbè. Ma non c'entra niente, scusami, però non c'entra niente. Ti dico, ma vorrei dire che il ricevimento in presenza davanti a un video non c'entra niente. Qual è il problema mio? Il problema mio non è quello tuo. A me mi fa piacere parlare in presenza con le persone, averle davanti. A te no, sta bene stare lì. Ma non è quello che parlare a te. Scusami, ma non dire le cose, ma scusa, ma della Michela Lugani. Ma non, scusami, ma te non puoi dire delle cose che non ho detto. Quello che ti stai dicendo, Simone, non ha senso. Te vuoi far apparire un lavoro in web come più trasparente per il cittadino, non è così. Scusa Jacopo, un secondo. Io la gente la sto ricevendo in presenza, come Simone, ma se posso... non lo so, vivi forse ovattato, informati, stai fra la gente e poi te lo dice com'è la gente, come la ricevete la gente, vai. Ora si sente un altro aspetto, siccome stai dicendo delle cose che non sono vere, voglio intervenire a correggere le cose che te stai dicendo e che non sono vere. Sono giuste per me. Scusami, vorrei parlare, abbi pazienza, perché dici cose che non sono vere. Allora, l'assessora all'urbanistica riceve in presenza, l'ufficio edilizia privata riceve in presenza. C'è stato un lungo periodo in cui le norme Covid non lo consentivano. Mandatelo alla gente. C'è stato un lungo periodo in cui le norme Covid non le persone cittadine. Adesso stiamo ricevendo in presenza, non c'entra niente con la discussione che stiamo facendo ora, non c'entra niente. Io ho un punto di vista diverso dal tuo, non è un'opinione, punto. Io non dico che sia tanto punto di vista la mia. Io la mia opinione, c'è la tua opinione. Se vai avanti così, io ti dico le mie ragioni. Scusate, ho fatto una verifica al CED per precisione. Allora,
se la volete fare in presenza va bene, però la telecamera per trasmettere la seduta c'è solo alle bocchette, quindi ci dobbiamo riunire lì. Io ho solo questa comunicazione. Beh, allora, intanto vi invito nel momento in cui si fa una discussione di questo tipo a chiedere la parola, perché se no non si capisce niente e perdiamo tempo e energie e non ne abbiamo. Allora, in merito alle proposte di cui discutere, io volevo far rilevare una cosa. Nel momento in cui abbiamo fatto commissioni in presenza che riguardassero aspetti che necessitavano di avere una proiezione, una spiegazione condivisa di quello che era l'oggetto di un'osservazione, la proposta di modifica e come ne veniva tenuto conto, io rilevo per tutti che anche quando abbiamo fatto le commissioni in presenza, le abbiamo fatte davanti a uno schermo unico per tutti, perché eravamo tutti nella stessa stanza, ma uno schermo unico. La documentazione che abbiamo in questo momento non è una documentazione che pur a distanza non ci consenta di avere una valutazione unanime e uniforme di quello che dobbiamo trattare. Allora, dobbiamo scegliere non il modo che ci garba di più, ma quello che sia più efficace, in una logica in cui chi è da casa o chi ha voglia di seguire i lavori della commissione per ragioni di trasparenza ma anche di partecipazione lo fa con maggiore facilità. Sicuramente noi non abbiamo mai avuto, e questo se lo ricorderanno commissari, quando trattavamo le osservazioni del piano strutturale, una partecipazione di persone che assistevano ai lavori della commissione, cosa che invece si è realizzata attraverso questa modalità sia nella fase di formazione del piano. Scusami, Jacopo, dici degli obiettivi, perché se la trasmetti come stai trasmettendo questa ora, la gente la vede nella stessa maniera. Ma cosa stai dicendo? Se la trasmetti e si collegano, la vedono uguale ora. Ma che dici? Io non ti dico mica di trasmetterla se questo è il tema. Ma a parte che non è che sia contrario anche a questa forma, mi farebbe più piacere tornare in presenza, però non è che dico che questa forma è sbagliata. Avere un rapporto di conviviale, punto, e poi si decide, non è che io dico ho ragione e voglio fare così. No, se si sceglie la forma si fa, io ho un punto di vista, appunto. Presidente, vorrei chiedere la parola. Io vorrei semplicemente dire che sta alla commissione decidere, al presidente, coi commissari, quindi l'assessore fa quello che decide la commissione. È del tutto evidente che questa modalità per i cittadini è più funzionale dei lavori della commissione, non in generale dei lavori della commissione, perché anche se si fanno le riprese in presenza, come dice Riccardo, non si vedono nella stessa modo e con la stessa chiarezza gli elaborati grafici, va bene? Quindi era semplicemente per dire a Riccardo che un conto è il ricevimento dei cittadini in comune, che sono d'accordo con lui che in presenza è meglio e siamo tornati a farlo in presenza. Un conto sono i lavori della commissione, che è evidente che in questa modalità sono più facilmente fruibili dai cittadini. Dopodiché la commissione ha tutto il diritto di fare le sue valutazioni rispetto anche alla funzionalità del proprio lavoro, che secondo me è migliore in questa forma, ma la commissione può valutarlo anche, può avere anche altre valutazioni. Però non confondiamo le cose. Un conto sono gli uffici che devono interloquire con i cittadini per i servizi del comune, e quella è una cosa. Un conto è la possibilità per i cittadini di fruire dei lavori della commissione, sono due cose diverse. Tutto qua. È evidente che la questione dell'efficacia del lavoro che facciamo è fondamentale, sia in termini di tempo sia in termini di strumenti che abbiamo. Su questo sono d'accordo, io sai, sono per l'efficacia. La parola alla mia. Allora ve la metto anche su un altro piano, Io per carità accetto, avevo espresso un mio pensiero, accetto quello che poi la commissione decide. Un'altra cosa vi dico, io sto lavorando da un piccolo telefonino, non c'ho computer, e insomma per vedere poi queste carte l'avrei viste meglio anche in presenza, vi dico la verità, ammesso che il comune non riesca a fornirmi un computer, perché effettivamente con queste
con questa esigenza magari il comune può riuscire a fornirmi un computer, a me manca, voi siete organizzati, attrezzati, io sono qui con un telefonino in mano, vi dico la verità, e non è che ci vedo nemmeno un granché bene, se c'è da vedere delle cose poi nello specifico. Sono lì, mi devo allargare l'immagine, devo... io non sono organizzata, ragazzi. Anche per questo chiedevo anche la presenza della commissione. Però, voglio dire, mi adatto anch'io, come ha detto Riccardo. Mi garbava anche il rapporto diretto con i commissari, il rapporto in presenza. Vi dico la verità, io sono un'antica, sono antica, si vede con anche con i meccanismi che ci sono oggi, e voglio dire, in presenza mi piaceva di più, però voglio dire, continuiamo a farle così, come riesco con il telefono, ve lo dico, riesco a vedere le cose, riesco a ingrandirmene, non lo so, se avete un computer fornitemelo, fatemi questo favore, come fanno a scuola quando i ragazzi non avevano modo di seguire le lezioni in DAD perché non erano organizzati. Io certo a comprarmi un computer ora non ci vado, quindi se avete modo di venirmi incontro, fatelo, che vi devo dire. Io sono qui con un piccolo telefonino in mano, ecco, questo ve lo dico. E poi per il resto, tentiamo di andare avanti così. Un'altra cosa che vi dicevo, nel votare in seconda battuta le osservazioni, dico, al limite, scriviamocelo subito, più o meno che orientamento abbiamo, perché poi in seconda battuta e le andiamo a rivedere tutte, ce la facciamo poi a ricordarci se eravamo favorevoli nel votare un'osservazione o che magari ce la puntiamo per conto nostro, è un metodo che torna bene, ecco, questo era un pensiero ora che mi era venuto. Mi ha chiesto la parola al sindaco che è entrato, faccio presente che abbiamo la documentazione che ci è stata trasmessa, in parte è anche, non so se è già stata stampata, però il registro delle sintesi sicuramente sì, immagino. Il resto del dettaglio delle osservazioni, insomma, magari è anche stampabile. Sì, vado stamani, infatti chiedevo se me lo stampavano perché non ho l'attrezzatura adatta. Quindi, allora, ci sono le copie depositate in segreteria, per chi le vuole, il registro osservazioni ce l'avete giù in segreteria. Vado subito dopo la commissione, grazie Antonella. Vai, prego. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, io in realtà mi ero collegato per seguire i lavori della commissione, per salutare tutti i commissari, insomma sapendo che la commissione sta procedendo speditamente con tanti appuntamenti settimanali. Poi in realtà sono in preparazione in questa discussione che francamente mi ha un pochino sorpreso, nel senso che, lo dico a Michela, perché io poi ho sentito soprattutto l'intervento di Michela. Michela, però, allora, se le commissioni le vogliamo fare in presenza, vuol dire che sia tempo per venire in comune, no? Allora, se in questa fase il tuo problema è quello di poter partecipare alle commissioni con apparecchiature più moderne, ti dico, se tanto sei disponibile a muoverti per venire in comune, vieni in comune ci sono i computer a disposizione dei consiglieri, te lo facciamo preparare, non è un problema nemmeno se si rimane in videoconferenza, perché dal momento in cui mi dici che la commissione la volete fare in presenza, vuol dire che ti puoi spostare. Allora ti dico, se la maggioranza o comunque l'operatività della commissione rimane in online, noi ti garantiamo la possibilità di venire in comune e disporre di un computer con cui seguire i lavori della commissione, un computer vero e proprio, cioè con lo schermo bello grande dove poi puoi vedere tutto quello che nel caso viene proiettato sullo schermo. No, io su questo argomento, tra l'altro, non ho avuto occasione di parlare incidentalmente con qualcuno di voi che mi sollecitava una riflessione. Capisco fino a un certo punto la convivialità, nel senso che non siamo, come dire, una banda di amiconi che si ritrovano, c'è da lavorare, c'è da essere operativi. E siccome soprattutto sull'esame delle osservazioni sono richiesti dei tempi abbastanza stringenti di lavoro alla commissione, credo che lo sappiate anche voi vedendo il numero di appuntamenti che fate durante la settimana, e collegati non ci sono soltanto dipendenti, ci sono anche liberi professionisti o persone che hanno ovviamente altri tempi, altre modalità di lavoro, credo che a parte ovviamente contribuire in generale a diminuire per il momento ancora le occasioni di contatto in generale, anche se vi devo dire che io per esempio ho chiesto
ad Andrea Favilla di fare il prossimo consiglio comunale in presenza, ma non perché mi garba di stare insieme a voi, per l'amor di Dio, no, no, non disprezzo neanche lo stare insieme a voi, ma per adesso tutti lavorano così, eh? Tutti lavorano ancora così. E vi dico, l'unico motivo per cui l'ho chiesto in presenza è che ci sarà la fase delle votazioni segrete, e le votazioni segrete sull'online non si fanno. Quindi non è che si fa il prossimo consiglio comunale in presenza perché ci siamo svegliati e ci garba tornare in presenza, no? Ora, per gli appuntamenti degli uffici, che è una direttiva che abbiamo deciso di dare col segretario, è anche diverso perché lì sono, per, si dice peer to peer, cioè una persona con una persona, al massimo due. Nelle occasioni, diciamo così, di collegialità si mantiene ancora una formula che è quella della, dell'online. Quindi io ve lo do come tema di riflessione, poi ovviamente è in autonomia del presidente e della commissione decidere in che modo svolgere questo lavoro. L'unico punto che vi pongo è, siccome le esigenze dei commissari non sono tutte uguali, ci sono commissari che, come dire, no, hanno degli impegni lavorativi o un profilo lavorativo diverso dagli altri, la regola in questo momento storico continua ad essere quella della telematica. Michela, veramente, io non lo dico con volontà polemica, ma se ti puoi spostare per venire in commissione in presenza, ti dico, considera quella disponibilità per venire in comune e te c'è il computer tuo per collegarti. Noi lo garantiamo già anche per altre riunioni, quindi non ti devi preoccupare. Non lo portiamo a domicilio, ovviamente, perché a domicilio sono beni del comune e non si possono portare. Però diamo la possibilità ai consiglieri di collegarsi personalmente dai luoghi dove ci sono le postazioni. Però, come dicevo, anche per evitare che comunque i lavori della commissione poi per ragioni di carattere organizzativo si debbano protrarre all'infinito, se è la discussione che protrae all'infinito i lavori della commissione, a me va benissimo, ve lo dico da amministratore e da sindaco, a me va benissimo, perché dovete parlare, dovete essere sicuramente, dovete avere tutti gli spazi che servono per una riflessione in questa sede, ma mi dispiacerebbe che i lavori della commissione si allungassero perché i commissari non riescono ad essere presenti in una delle formule che in realtà è la più agevole per tutti, cioè quella di collegarsi da dove si è e da dove si lavora. Poi le questioni tecniche che diceva Michela, secondo me si risolvono tranquillamente. Allora, riflessione. No. Rispondo al sindaco e lo ringrazio che mi ha trovato la soluzione. Prendo atto del fatto che con questo Covid non si tornerà più alla normalità e ho sentito la volontà del sindaco, e quindi prendo atto che anche i consigli comunali, a parte questo perché c'era una votazione segreta, rimarranno comunque sia da remoto, quindi la volontà sarà quella di lavorare così all'infinito. Grazie. No, Michela, è stato così. No, aspetta. Fammi parlare, Alessandro. Quello che hai detto te, L'hai detto te ora. La votazione segreta, se no si continuerà a fare tutto da remoto. Certo, ma c'è fino, scusami Michela, fino al 31 di luglio c'è lo stato in emergenza, lo sai? No, perché ora se no si mi fate ridere. Lo stato d'emergenza l'abbiamo visto quando ci sono stati. Se non ci sarà più lo stato d'emergenza, si torna a farlo in presenza. Lo stato di emergenza l'abbiamo visto quando ci sono stati festeggiamenti dell'Italia. Ma vogliamo fare le polemiche? Io voglio fare le polemiche, e allora vi dico anche una cosa, abbiamo sempre lavorato in presenza, non abbiamo saltato una commissione, abbiamo fatto il piano strutturale, l'abbiamo portato avanti in una maniera spedita e siamo sempre venuti in comune a fare le commissioni e abbiamo portato avanti il piano strutturale speditamente, e non è vero che se facciamo le commissioni in presenza rallentiamo il lavoro, va bene? E questo lo dico perché è stata una cosa vera. Con tanto di sopralluoghi che siamo andati a fare e abbiamo sempre lavorato e la commissione ha lavorato benissimo. Fate come vi pare, e dico anche un'altra cosa e lo confermo. Se viene messa a votazione, fate come vi pare. Ora sapete cosa vi dico? Io dico da commissario che le voglio in presenza le commissioni. Se non le volete fare, fate come vi pare. Se viene messa in votazione la cosa, il mio voto è per le commissioni in presenza. Poi fate come vi pare, va bene? Se non sono in presenza, le continuo a fare da remoto. Se no, il mio pensiero è che le voglio in presenza, va bene?
perché qui c'è un regime di dittatura, punto. Scusate, lascio perdere. Ho chiesto la parola io, Jacopo, ora parlo io. No, te la do subito, fammela dare. Scusami, se no, prima chiedete di mettersi in lista, poi ho chiesto la parola da un'ora e te parli te, ora parlo io. Riccardo, ti do la parola, ma fammela dare un secondo. Capisco gli sfoghi, ma francamente mi sembrano eccessivi. Si sta cercando semplicemente di condurre una discussione su qual è la modalità migliore che ci consente di procedere in maniera... Ora parlo io, esco, fate come vi pare e decidete... No, parlo io. Esco dalla commissione. Ora devo parlare io in questa commissione. Ho chiesto la parola da un'ora e devo essere messo in condizione di parlare. Ora, intanto, caro sindaco, mi fa piacere che tu sia intervenuto. Infatti non hai mai partecipato ad una commissione urbanistica, e hai partecipato ora forse perché ti vuoi far sentire da chi è in collegamento. Le commissioni in presenza, che dove, a cui noi abbiamo sempre partecipato, hanno lavorato benissimo, tant'è che noi siamo arrivati anche ad astenerci sul piano operativo. Quindi ricordati bene, Alessandro, te ora stai facendo una forzatura, nel senso di non voler più fare in modo in maniera che le commissioni si riuniscano in presenza, e questo lo trovo sbagliato, anche perché non è vero che tramite web si lavora meglio, si lavora come si lavorava prima. Io, almeno per me, è così. Poi scegliamo un metodo, io sai che non è che sono una cosa per l'altra, scegliamo un metodo condiviso da tutto. Certo, la tela fai la polemica quando dici alla Michela, e mi dispiace tu glielo dica, vieni, visto che puoi venire in comune, ti metto a disposizione un mezzo in comune. No, si fa la commissione in comune in presenza, hai capito? È quello il problema, se si può andare in comune non ci si va a vedere un computer, ci si va a farla in presenza, perché allora trovo questo sbagliato, perché te trovi tutti gli argomenti per portare avanti una causa discreditando il lavoro fatto prima. Ma allora, cioè, ragazzi, ma qui scegliamo il metodo. Scusa, prima di lasciarti la parola, siccome il sindaco è intervenuto soltanto ora. Ora io volevo finire. Io ricordo, non so se è finito Riccardo, ti volevo... No, non avevo finito, però vai, di pure. No. Sicuramente si può fare sia in questa modalità che in presenza, semplicemente si tratta di valutare, lo ripeto, quella più funzionale, e siccome questa cosa il sindaco non l'ha sentita e voglio invece che la senta, io ho espresso un favore per questa metodologia anche in ragione della possibilità per i cittadini di seguire in modo migliore i lavori della commissione. Però perché non l'avete fatto per il piano strutturale, per tutto il lavoro di prima? No. Sei intervenuto, ti ho fatto parlare, ora fammi replicare. Perché non lo avete fatto prima questo sistema di lavoro e lo volete fare ora? Prima non avete fatto niente. Ma sul piano operativo non avete mai fatto nulla. Sul piano strutturale non è mai stato fatto niente. No. Le osservazioni sono discusse. Ora, Jacopo, ma ci stai un pochino buono, fammi parlare io. Ma dove le fate via web le osservazioni? Se non vi dispiace, ho chiesto la parola anch'io un attimo, Jacopo. No, allora non vogliamo, io parlavo col presidente. Non vogliamo dire li vogliamo fare in presenza per far partecipare i cittadini, tanto che i cittadini non partecipano, possono guardare e non hanno decisione e non possono dire niente, hai capito? Quindi possono solo ascoltare un qualcosa già fatto, hai capito, Simone? Cioè, quindi io tutto quello che stai dicendo è molto retorico, di dire voglio precisare che le facciamo così perché i cittadini... Ma in realtà, Simone, hai fatto un piano strutturale, l'avete fatto, io ho partecipato dopo che non ero in commissione, eccetera, ma sono sempre venuto lo stesso. E non era via web, era in presenza e i cittadini non lo volevano. Non lo vedevano come è stato determinato la differenziazione fra il territorio urbanizzato e quello agricolo, le aree che avete preso o non avete preso. Quindi questo che stai dicendo, Simone, è molto retorico, non serve a niente. Diciamo l'altro aspetto, è un'altra la considerazione da fare. È meglio lavorare via web o in presenza? Se decidiamo questo, se è meglio via web perché riteniamo che via web si possa interagire meglio, si vedano meglio le carte, allora si sceglie il metodo via web.
Se decidiamo che invece è meglio in presenza perché si possono consultare le carte, scegliamo quella. Ma non veniamo fuori sempre con il concetto perché siamo trasparenti, perché gli altri non lo erano. Non lo siete trasparenti. Ho detto che gli altri non lo erano. No, ma, scusate, presidente, presidente, posso chiedere la parola? Chiudiamo questa parentesi, cerchiamo di lavorare, come ha detto prima il sindaco, speditamente. Cosa che stiamo facendo, perché una commissione che lavori così speditamente non l'ho mai vista. Appunto, sindaco, e vogliamo garantire il suo livello. Sindaco. Perché? No, finisco, sì, oh, presidente, perché... no, volevo dire una cosa, volevo dire questo, che io, ora mi dispiace che la Michela sia andata via. Allora, il punto qual è? Che fino al 31 luglio, vigendo lo stato d'emergenza, intanto non sarebbero consentite nessun tipo di questa attività in presenza. Fino al 31 luglio. Tant'è che l'unica eccezione che si fa, ma è un'eccezione di qui al 31 luglio, è quel consiglio comunale in cui c'è la fa una votazione segreta. Di qui al 31 luglio, eh? No, lo dico e lo ribadisco, nel senso che non è la volontà di rimanere, siamo legati a una normativa, ragazzi, non so come dirlo. Poi sono d'accordo che Caroselli, se mi chiedete, se la Michela o qualcuno dell'opposizione mi chiede di fare un'ordinanza per vietare i Caroselli, va bene, io lascio, in questo momento, come dire, non mettiamo i maxi schermi per non incentivare questa roba, no? Che succede in tutta Italia, tra l'altro. Quindi non facciamo polemica solo tanto per farla e per farci sentire. Allora, il punto qual è? Che di qui al 31 luglio almeno le attività istituzionali dovrebbero continuare a tenersi in questa formula. L'unica eccezione che raccontavo prima è quella di un consiglio comunale, che è quello per la votazione segreta. Non ho assolutamente detto, e l'ho preciso, e c'è nella registrazione di questa seduta, e mi hanno sentito, almeno quelli che volevano sentire prima, non ho assolutamente detto che si va avanti in eterno con questa metodologia. Salvo, questa è un'altra considerazione, due aspetti. L'aspetto che la consigliera Rugani preme per andare in presenza, quindi vuol dire che ha il tempo per venire in comune, se ha problemi di collegamento, io ho semplicemente segnalato che di qui al 31 luglio può venire in comune e gli diamo comunque una postazione. Poi, se dopo il 31 luglio, la commissione decide di andare in presenza, per ragioni di metodo di lavoro sue, va bene, a prescindere dalle considerazioni sul Covid e quant'altro, ma è una libertà che vi potete prendere. Io non ho mai detto di no, ho detto semplicemente che qualcuno dei commissari ha parlato con me e per esigenze lavorative ha espresso una preferenza, ma io, come dico a tutti, sta alla commissione decidere qual è il metodo di lavoro da utilizzare, e c'è la piena sovranità, figuratevi se il sindaco ha voglia di mettersi in campo su questa roba, ma non un po' altro a cui pensare che il videoconferenza o in presenza. Questo è un dovere, è un diritto dei consiglieri, ve lo prendete e ve lo tenete. Io ve lo riconosco e non farò di certo in modo che si tengano solo in videoconferenza. C'è una sovranità vostra su questo argomento ed è vostra soltanto. Il mio contributo era, visto che ero intervenuto per sentire e per ringraziarvi intanto dello sforzo che avete fatto fino ad ora, era semplicemente un contributo di fronte a quello che diceva la Michela Rugani, che dicevo semplicemente, se hai una difficoltà tecnica, e lo capisco, perché lo stesso problema c'è la Maria Andreini per i consigli comunali, io dico, vi mettiamo a disposizione le postazioni, cioè di questo, di qui al 31 luglio, in teoria non si potrebbe fare. Dopodiché, dopo il 31 luglio, e lo ribadisco e lo ripeto, ci saranno, se il governo non proroga lo stato di emergenza, e non mi sembra che si vada almeno per il momento in quella direzione, salvo la variante Delta, ma questo è un altro argomento, se non verrà prorogato si torna ai regimi ordinari, va bene, di schemi, di riunioni, di aggregazioni, eccetera. E poi c'è la libertà di scelta se uno vuol continuare comunque a farlo in questa formula o se lo vuol fare in presenza. No, lo chiarisco, perché a me l'atteggiamento di Michela non è piaciuto per niente, perché quando uno mi mette in bocca delle parole che non ho detto, oltre che essere un disonesto da un punto di vista intellettuale, è anche una persona scorretta. E non conosco in questo modo la Michela, che probabilmente stamani aveva qualche preoccupazione e si è rivolta con me in questo modo. Però non credo assolutamente che sia corretto. Ecco, lo dico perché in fondo io non metto in bocca agli altri le parole che hanno detto, ma non mi calma nemmeno il contrario. Ecco, non è che ci spia ste libertà perché siamo maggioranza insieme, non mi piace. Chiarito questo e chiarito anche, mi dispiace che non ci sia, ma nei confronti di Michela che, ripeto, si senta anche lei libera di decidere come vuole lavorare, non c'è un vincolo di maggioranza su questo argomento, va bene? Decidano, i commissari, è una questione tecnica operativa, non è una questione politica, non so come dirla, mi sembra che ci sia uno scontro sul nulla. Sì, però qui si parla di dittature, cioè, ma che roba è, ragazzi? Cioè, ma io non lo so se la gente ha capito in che epoca si vive, quando fa questi discorsi. Allora, qui c'è semplicemente una questione operativa da svolgere e basta. Cerchiamo magari, ecco, scusate,
visto che si parlava di questa roba, spero di aver contribuito a chiudere questo argomento e a lasciare alla Commissione a lavorare sulle osservazioni, che mi sembra che sia un po' più prioritario rispetto a queste discussioni lunghissime, che vi ripeto, fino al 31 luglio, a mio modo di vedere, sarebbero precluse, fino al 31 luglio. Dopo il 31 luglio c'è una libertà di decisione della Commissione. Il mio contributo si chiude qui. Scusa, Presidente, se ho No, portato via posso tutto. fare una domanda, Alessandro, che non rientra in questa commissione. Ti volevo dire, la sala bianca si può riaprire? La possiamo riutilizzare o no? Scusate, di che? Non ho capito, La sala Riccardo. bianchi, se uno vuole, dico, è libera ora, si può riutilizzare oppure Allora, la sempre? sala bianchi la stiamo allestendo per i ricevimenti personali dell'ufficio edilizia privata. Quindi io per il No, momento ti dovrei Alessandro, dire non lo so. quel problema lì l'abbiamo risolto. Le stiamo facendo nell'ufficio su i ricevimenti, quello l'abbiamo risolto. Allora va No, bene. volevo E capire. quello allora per ora era con il materiale della protezione civile, perché ovviamente sono materiali che non possiamo tenere nei magazzini comunali così in maniera troppo libera. Stavamo cercando una sistemazione anche con un confezionamento diverso, proprio per togliere di lì comunque e riprendere la sala, riprendere interamente la sala bianchi, anche perché poi tra poco inizieranno lavori in sala consiliare con sala disponibile. E dovremo, nel caso tornassimo in presenza, tanto già alla presenza prossima, per motivi di distanziamento, saremo alle bocchette nel caso. E poi per un periodo la sala non sarà disponibile, quindi la commissione si dovrebbe riunire teoricamente in sala bianchi. Se riusciamo, ora lo dico anche a Simone, insomma, se la segue un po' la cosa, se riusciamo a sgomberarla velocemente, quello può diventare uno spazio dopo il 31 luglio, nell'eventualità. Ecco, io la butto lì come idea. Cioè, noi non, cioè, se la commissione o anche tramite appunto Jacopo e Simone ci dice: guardate, c'è la commissione che ha deciso all'unanimità di andare, o all'unanimità, come gli pare, di andare in presenza, uno spazio poi lo cerchiamo. Ecco. Assessore, dopo volevo fare una considerazione. No, volevo fare una proposta operativa, che è questa. Siccome poi alla fine credo che sia il presidente della commissione, no, a dover dirimere la questione, un po' come succede nelle regole del Consiglio Comunale, che è il presidente del Consiglio Comunale che definisce queste cose. Chiaramente Jacopo, insomma, lo fa sentendo tutti, non è che lo fa unilateralmente. Allora, Assessore la prende la commissione. No, sto semplicemente dicendo che le modalità di svolgimento delle sedute credo siano statutariamente una responsabilità del presidente, che poi non lo fa da sé, lo fa sentendo il commissario. Allora, la proposta che volevo fare è questa, cioè di dire al presidente di approfondire anche la questione della riunione in presenza, perché l'Antonella ci stava ponendo una serie di problemi legati al fatto che in presenza comunque sia il distanziamento va garantito. Allora cerchiamo anche di capire cosa significa riunirsi nella fase del Covid in presenza, perché quando ci siamo riuniti in presenza sul piano strutturale il Covid non c'era, e quindi, come dice Riccardo, c'era una carta, tutti ci si avvicinava lì alla carta, la guardavamo, si faceva anche così con le mani sulla carta, no? Allora, se invece ora c'è un problema che in presenza bisogna stare a distanza, la carta non la possiamo maneggiare, cioè a parte tutto va capito se non ci si complichi la vita. Quindi io la mia proposta era magari stabiliamo già le date, che tanto quelle si possono fissare a prescindere, almeno per certi versi credo si possano fissare a prescindere. Poi magari Jacopo approfondisce anche con l'ufficio le modalità concrete di effettuazione in presenza per cercare di capire se non ci si complica la vita o no. Poi Jacopo farà, immagino io, un giro di telefonate e si deciderà in modo concorde, cioè non è, come dice Alessandro, non è mica un problema. La cosa che non capisco io, ma mi rimetto anch'io alle valutazioni della commissione, è perché questa modalità, che funziona bene ed è facilmente fruibile dai cittadini, non dobbiamo portarla avanti. Al netto dei problemi di Michela, che quelli sono dei problemi seri. Io non lo sapevo che Michela aveva questo problema del computer. Tra l'altro, Sono gli ecco, stessi di Mario Andreini, eh? Sono gli stessi di Mario no, Andreini per i consigli comunali, quindi. l'unica cosa, Alessandro, ma magari dico una sciocchezza io, chiedo soltanto, diciamo, di porci una domanda in più, cioè.
se sia davvero impossibile fornirle un computer, perché capisco che diciamo far venire soltanto lei in comune, che va benissimo per l'amor di Dio, possa magari non essere, diciamo, no, particolarmente comodo rispetto invece alla situazione degli altri che si possono collegare o da casa o dall'ufficio. Quindi se c'è quel problema insuperabile di cui parli te, e allora Jacopo ne terrà conto nel decidere la modalità di riunione. Se invece gli si potesse dare un computer, che poi non è che glielo daresti sine die, no? Glielo dai per i tempi del lavoro della commissione. Se fosse possibile questo, chiaramente verrebbe messa nelle stesse condizioni degli altri, insomma. Però questo io non lo so se è possibile. No, verifichiamolo, basta parlarne con Michele Parenti. Parlarne con Michele Parenti. Michele Parenti, nel caso, trova una soluzione. Io ho detto così perché in passato si era posto lo stesso problema, era stato risolto in questo modo, ma se oggi c'è una soluzione diversa, ma perché no? Ma figuriamoci, la mia volontà è quella di farmi a Michele in comune per dispetto. Cioè, se uno mi dice che voleva venire in comune a fare in presenza, io ho dedotto che era la cosa più facile è venire in comune tanto per superare il gap tecnologico, no? Però poi se c'è la possibilità di portargli a casa, gli si porta a casa, ovviamente. Certo, io ovviamente mi rimetto alle decisioni della commissione, questa è la commissione che deve decidere, però ecco, approfondiamo anche cosa significa farlo in presenza, perché non è la situazione pre-Covid, ok? No, oltretutto poi, secondo me, in presenza ci andiamo con la stessa documentazione che ognuno ha a distanza, perché avremo tutti la necessità di avere il nostro registro, le nostre osservazioni, che sono state, guardate la natura della documentazione che è arrivata, io ho avuto poco tempo stamani, ma ho capito com'è fatta, è un registro come quello normativo, più delle schede associate alle osservazioni che hanno presentato i cittadini. Non ci sono altri elementi di valutazione necessaria, e questa roba qui si può fare in tanti modi, si può fare stampandosi i registri, stampandosi le osservazioni, avendo a video le osservazioni, avendo stampato il registro. Insomma, sono strumenti che si maneggiano, ognuno li deve maneggiare individualmente, anche se si trova nella stessa stanza. Mi sembra poi, e non è una questione velletaria o di bandiera, ma la questione del fatto che si sia scelto volontariamente una modalità che consente la registrazione della commissione, e quindi insomma vedono anche lo spettacolo che diamo i cittadini in certi momenti, spaccando il capello un quattro per niente quando si parla di metodo. Ecco, allora, questo metodo che abbiamo utilizzato è evidente che fa partecipare, come è giusto che sia, in una forma diretta al cittadino che ci guarda, ma perlomeno rende possibile anche in termini di riscontro una modalità con cui si parla di loro, perché queste sono osservazioni che loro stessi ci hanno proposto. E mi sembra che sia un passaggio che prima della vicenda del Covid nessuno si poneva. Non c'erano neanche gli strumenti normativi per poterla garantire, questa possibilità, no? Ora invece ce l'abbiamo, e la scelta che è stata fatta non è una scelta velleitaria e neanche scontata, perché potevamo fare in modo che questa commissione si limitasse a questo schermo senza il tastino REC accanto. E invece non l'abbiamo fatta, non mi sembra velleitario. E mi sembra anzi una possibilità che possiamo decidere o meno di darla ancora ai cittadini, in una forma che non è quella di inquadrare una stanza dove siamo dentro e in fondo c'è uno schermo l'aiuto che si può capire qualcosa. Ascolta, scusa Jacopo, ora ti dici il tastino REC. Le commissioni sono pubbliche. Hai capito qual è il problema? Io che sono pubblica. La fai via web, la devi rendere pubblica per forza, perché il cittadino deve poter partecipare e vedere come lo era prima. Era pubblica e il cittadino poteva partecipare alle commissioni, ok? Quindi non è che l'hai scelto te perché sei bravo di metterla e farla vedere ai cittadini, perché lo dice la legge che è una commissione pubblica, e se te la vieti vai contro la legge, punto. Quindi alla commissione il cittadino può partecipare. Capito, di ora Simone ti dirà che Parenti gli ha detto non era legittimo. Abbiamo era facilitato la partecipazione. Ascolta, tutte le discussioni che avete fatto ora non servono a niente. Infatti, vedi, non si sta facendo niente. Allora, scegliamo, che ha senso è, scegliamo il metodo migliore per lavorare, e non attacchiamoci medaglie, perché di medaglie da attaccarvi ne avete ben poche. Questa è una decisione. Vediamo il metodo,
lavoro migliore per fare in maniera che i cittadini quanto prima e chi i tecnici entri in un possesso di uno strumento che gli possa permettere di lavorare, visto che sono anni che che per me ci sono stati tanti ritardi, non dovuti alla commissione ma dovuti a qualcos'altro. E quindi allora lavoriamo speditamente, però lavoriamo, non è che si lavora speditamente e non si guardano le osservazioni perché bisogna fare e dare in mano lo strumento. Ora si analizzano le osservazioni, perché il compito è analizzarle bene Presidente, poi mi taccio, finito. Ora fammi finire. Vorrei soltanto dire che io sono amministratore del comune dal 1998. Ho fatto 3 volte il consigliere comunale e 2 volte l'assessore. E non è mai successo nella storia del comune che si siano registrate le commissioni e rese disponibili sul sito a beneficio di tutti. Non è mai successo, né che si facessero, scusa, vorrei finire Riccardo, non è mai successo. No, ma interrotto te, però Simone, stavo parlando. Non è mai successo. Mi ha interrotto e stavo parlando io, capito? Non è che te per Simone Leo che è dal 98 io dico una cosa che la verità interrompi per non farmi dire, io non ti posso interrompere te, perché ti ha interrotto me. Ho interrotto io. Stavo parlando e sei entrato nella discussione. Prego, finisci allora e poi dirò perché devo. No, finisco, ma mi hai fatto interrompere, quindi dopo ti interrompo anch'io quando parli. Allora, caro Simone, ora non ti riattaccare una medaglia che non ti spetta, hai capito? Il lavoro si deve fare alla luce del sole, perché io sono abituato a farlo così. Quindi finiamola con queste discussioni, che voi siete stati più bravi perché non è mai stata fatta una registrazione prima d'ora. Non c'erano gli strumenti, non c'erano le necessità. Quella ragione Jacopo, il mondo si evolve, bisogna riuscire ad andare dietro a quello che ci sta offrendo il mondo e tutte le opportunità. Studiamo il metodo, punto, io ritorno lì. Tutte le discussioni retoriche non servono a niente, servono solo a farsi inimicare o meno i cittadini o meno. Quindi in questa fase qui cerchiamo di trovare la soluzione che permetta di lavorare bene. Io dico, si è lavorato bene sia in presenza e forse si lavora meglio via web, non lo so, decidiamolo insieme e si fa. Io non ho pregiudizi sull'uno o l'altro. A me piace anche in presenza, perché piace in presenza. Ha ragione Alessandro quando dice fino al 31 luglio c'è questo stato da lì in avanti, però riprendiamolo anche in considerazione. Non ti dico tutte, ma qualche commissione magari dove magari le tavole servono meno e si può anche più fare una discussione di confronto, punto, ecco, tutto lì è tutto lì per me, un c'entra altro. Simone, io non mi attacco nessuna medaglia, dico solo che di fronte a 2 possibilità di scelta: una era fare la commissione così, ma senza registrarla. E l'altra, farla così, registrarla, fare la diretta e metterla sul sito. Io ho suggerito di utilizzare questo metodo, perché è più fruibile da tutti i cittadini che vogliono seguire le commissioni. In passato questo non è accaduto. Non è accaduto anche per la ragione che dici te, Riccardo, cioè non c'era la disponibilità di questa tecnologia. Mi stupirebbe che, proprio perché abbiamo fatto un passo in avanti nella direzione di mettere i cittadini in condizioni di seguire i lavori della commissione, ora si faccia un passo indietro improvvisamente. Questo mi lascerebbe perplesso, al netto ovviamente delle difficoltà dei commissari, cioè la difficoltà che Michela ha secondo me manifestato, bisogna farsene carico. Ma se si supera quella difficoltà, fermo restando che la decisione è vostra, secondo me è un errore fare un passo indietro, perché farle in presenza, dal punto di vista della capacità di un cittadino di fruire dei lavori della commissione, è un passo indietro. Questo è un dato, secondo me, oggettivo. Ecco. Ma nessuno dice di fare, dice il contrario. Penso che l'abbiate potuta apprendere. Io sono favorevole per procedere in questo modo, verificate le condizioni di partecipazione agevole di tutti i commissari che hanno il materiale trasmesso, di anche stampato, disponibile in segreteria, come diceva l'Antonella. Che date avevi pensato allora? Ora andiamo alle date. Procedere.
Non so, con gli altri, aspetta Riccardo, che abbiamo parlato di te della commissione, ma lo Iacomini e la De Luca non ha detto nulla. Per le date io vi dico, ho solo problemi per la prossima settimana, tenuto conto delle disponibilità del pomeriggio dell'ufficio lunedì e mercoledì, per la prossima settimana ho difficoltà lunedì 12. Quindi se possibile direi il 14 e il 16. Pomeriggio mattina, come questa pomeriggio, il 16 mattina potresti, come stamani, che è venerdì? Sì, credo di sì, per il momento sì. Però non lo so, può darsi che ci abbia un impegno perché c'è un punto interrogativo. Credo, anch'io ho un problema venerdì mattina, perché alle 11 ho assessore alla partecipata, ho l'assemblea di Gaia. E quindi... Okay. Se volete fare la commissione venerdì, ecco, sappiate che io poi alle 11 ho questo tipo di... No, facciamo... Ha chiesto la parola. Allora, premesso che io ritengo che se a monte avevo dello scetticismo rispetto a questa modalità, in itinere ho riscontrato che è molto più agevole, fatto salvo il discorso di qualche perdita di tempo per interventi che non sono propedeutici assolutamente allo svolgimento dei lavori. Ritengo che la forma più costruttiva e più veloce e quindi che metta tutti in condizioni di... Riccardo, chiudi il microfono per favore. Ti Riccardo, posso... per piacere il microfono. Sì. Riccardo, sì. Il microfono, per piacere. Ritengo che la forma più agevole si sia palesata e dimostrata questa che abbiamo attuato. Ripeto, avevo delle perplessità all'inizio, ma in realtà, stante tutta una serie di situazioni e di condizioni, ho riscontrato che è pratica, che è agevole e che mette tutti i commissari nella stessa condizione di poter partecipare e contribuire ai lavori. Fermo restando questa momentanea criticità della Michela Rugani, che parrebbe bypassata, perché in un primo momento si può anche pensare, stante anche la semplicità dei documenti, che gli venga fornito dal comune per agevolarla una copia stampata della documentazione, perché si tratta semplicemente di ripetere quello che abbiamo già fatto. Vai a pagina 22, vai a pagina 14, prendi la scheda numero 18, l'osservazione numero 26. Quindi, nel senso, non vedo tutta questa difficoltà e questa restrizione. La priorità della trasparenza è proprio manifestata nella condizione che abbiamo fino a oggi attuato. Per quanto riguarda il discorso dell'aspetto ludico goliardico più volte richiamato, dico, ci saranno momenti, tempi e luoghi. Dico, anche a me piace la convivialità e ne sono un attore principale nella quotidianità della goliardia, della condivisione di spazi e momenti. Un altro aspetto: stante la normativa anti-Covid e il distanziamento, se dovessimo fare una commissione in presenza, a quante persone potremmo garantire di poter partecipare? A quante? Perché già noi dobbiamo stare distanziati. Che spazi dovremmo avere attrezzati per poter garantire la situazione? Fate tutte queste dovute considerazioni, non mi dilungo oltre perché abbiamo già perso 54 minuti a parlare del nulla. Parlo della circostanza, non voglio dare colpa a nessuno, ma io ho investito, in questo caso perso 54 minuti della mia giornata e della mia vita per non far nulla, mentre potevo dedicare a portare avanti le osservazioni, a calendarizzare, a fare quant'altro. Questo è il mio modesto, parere. E dico, si poteva già pensare a quali giorni. Anticipo che io venerdì prossimo ho un appuntamento per fare un sopralluogo per il Ministero del Tesoro, quindi non ci sono assolutamente in tutto il giorno che devo andare a fare un rilievo. Suggerisco sommessamente, in parziale accoglimento di quello che era la proposta di 15 giorni di valutazione della Michela,
se la settimana prossima la vogliamo dedicare a un periodo di riflessione, approfondimento, lettura di quelle che sono le osservazioni, in modo tale sì di dare un contributo fattivo a quando andremo a esaminare le osservazioni, perché sapremo già di cosa si parla, di che cosa avverto e quant'altro, e la Michela avrà modo e maniera di leggere compiutamente, attentamente le osservazioni, le schede, in modo tale che quando si iniziano i lavori, quindi direi settimana di stop, la prossima settimana si calendarizza e abbiamo prontezza delle cose e andiamo speditamente, perché dico, non c'è da scervellarsi nell'esaminare le prossime osservazioni, che sono quelle puntuali e sono quelle più semplici. Stabilita una linea, è una linea per tutti. Ho detto e grazie del tempo che mi avete dedicato. Posso fare una proposta mediana rispetto a quella che fa Alberto? Io ho l'impressione, forse l'accennava Jacopo prima, che invece noi abbiamo bisogno, Alberto, di una seduta dove sul tema delle classificazioni facciamo una riflessione di carattere generale. Cioè magari prendiamo un caso controverso, cioè invece di seguire l'ordine, no? Prendiamo uno dei casi che, diciamo, magari ha fatto discutere anche a livello così di un primo esame istruttorio, e ci concentriamo su quello come, diciamo, caso magari emblematico insieme a qualcun altro per fare una discussione sull'esatta portata distintiva fra le categorie di classificazione. Perché fatta quella discussione, se poi la commissione arriva ad un approdo comune, allora dopo scatta il meccanismo che dici te, cioè le andiamo a vedere e si fa anche relativamente velocemente, no? Dopo a dire sì, no, ma ho l'impressione, tra l'altro è una richiesta che ha fatto la commissione questa, no? All'assessore in qualche modo, ho l'impressione che avete il diritto ad una intanto discussione anche più di carattere generale sul tema della distinzione fra queste categorie. Allora si potrebbe fissare una commissione dedicata a questo, dove si cominciano a prendere in esame alcune osservazioni, magari proprio a partire da quelle dove la discussione ci può essere e quindi che ci aiutano a fissare un criterio. E poi magari la prossima settimana, intensificando il numero delle riunioni, fissato quel criterio, andare speditamente, diciamo, nella direzione di applicarlo. Che ne dite di questa proposta? In questo modo avremo una commissione, la possibilità di fissare una commissione la prossima settimana generale sulla categoria di osservazioni e di esempio, insomma, e poi l'analisi delle osservazioni progressivamente si fa dalla settimana successiva, giusto? Ragazzi, io sono stato raggiunto la telefonata, non ho seguito. Cioè, qual è posso riassumere io i termini della questione? Alberto diceva, siccome la prossima settimana ci sono una serie di difficoltà, dice andiamo alla prossima, così ci diamo il tempo anche di guardarle. Io sono d'accordo, l'unica cosa, ho l'impressione che abbiamo la necessità, perché l'avete posta voi a me, diciamo, come necessità, di averne almeno una la prossima settimana di commissioni, dove si discute, magari con qualche caso sotto mano per capire di quello che si discute, della questione generale di come si distinguono gli uno dai due in particolare, nel senso che ho l'impressione che la commissione debba approfondire questo tema, quello della distinzione fra uno e due, perché una volta che l'abbiamo approfondito e ammesso che si arrivi ad una condivisione di qual è questa linea distintiva, allora dopo puoi andare a vedere i singoli casi e applicare la regola, ma finché la regola non è chiara nella sua portata, questa difficoltà ci può essere, siccome è un'esigenza politica amministrativa che avete posto tutti, no? Cioè quello di definire con chiarezza questa distinzione. Io intanto una commissione su questo la farei. Vi ricordate, io vi dissi in una delle commissioni precedenti che in passato questa cosa l'aveva fatta la Giunta, in passato intendo dire all'epoca di Ceragioli, cioè aveva fatto una delibera di indirizzi per valutare alcune osservazioni. Secondo me è più corretto che sia la commissione, perché poi è il consiglio comunale l'organo che decide, e quindi se a un certo punto la commissione, naturalmente in un dialogo con l'ufficio, definisce meglio a livello di applicazione della norma qual è questa distinzione, in particolare dico fra gli uno e il due, perché quello è il tema. Capisco, scusa Simone, sono d'accordo, ma non riesco a capire perché ora c'è questa nuova commissione. No, non c'è nessuna nuova, è una domanda, non voglio capire,
C'è qualcuno che ha richiesto specificatamente di chiedere la distinzione fra l'1 e il 2 perché? Per via delle classificazioni? Cioè, ti dico quello che ho capito, diciamo. No, io non lo posso questo problema, no. Però va benissimo, non è che dico di no, però cioè, mi viene fuori come... Ti ricordi che in commissione è venuto fuori il problema che ad avviso di alcuni, diciamo, no, ci sarebbe stata una classificazione sul patrimonio storico degli uno, no, anche molto... Monumento è ambientale. Sì, ho capito. Dicevo solo, Riccardo, visto che in alcune commissioni è stato posto questo tema, no? Forse è corretto esaminarlo anche dal punto di vista più generale, prendendo qualche osservazione, ad esempio, per poterci ragionare sopra, e poi da lì in poi vedere tutte le osservazioni. Dicevo solo questo. Allora, dovresti fare una commissione sul tema 1-2 e poi andare ad analizzare dopo nelle successive. No, vorrei, la mia idea è, si fa la prima commissione, prendiamo, lo facciamo con l'ufficio, prendiamo i casi che anche a livello d'ufficio erano più incerti, ci mettiamo lì, li guardiamo a partire da quelli più incerti, ci aiuta questo, no, ad approfondire il tema. Una volta che il tema è approfondito, poi via via si guardano le osservazioni e la commissione decide, no? Cioè, dal suo parere, non è che decide, poi decide il consiglio alla fine. Tutto qua era un'indicazione di metodo. Si guarderà ogni singola osservazione. Tutte, sì, però... Però sono però il criterio lo devi approfondire, no? Per poter poi guardarle, tutto qui. Appunto, sono tante osservazioni che riguardano gli stessi criteri poi alla fine, su casi diversi, applicate su casi diversi. In vari casi li devi guardare tutti, ma i criteri li devi stabilire, insomma. Senso, no? Ho capito, Jacopo, che hai detto? Dicevo, sono tante osservazioni su casi diversi che riguardano però gli stessi criteri di classificazione, quindi i casi che sono contenuti nelle varie osservazioni li devi guardare tutti, i criteri li devi definire. Per me sono già molto chiari, scusate, voglio essere ancora più chiaro. Per me sono già definiti. Alcune osservazioni, no? L'ufficio spiega qual è il criterio che ha usato per dare il parere. E apriamo su quella proposta dell'ufficio una discussione per capire se quel criterio, diciamo, può essere discusso, valutato, affinato rispetto ai vari casi che si presentano. Perché non è... Allora, ci sono dei casi chiarissimi, va bene? Dei casi in cui è chiaro uno o due. Ci sono dei casi in cui questa distinzione è meno chiara, è più discrezionale, ma siccome non può essere arbitraria, perché noi abbiamo il dovere di trattare tutti nello stesso modo o comunque di provare in buona fede a farlo, che non è detto che ci si riesca, ma la buona fede ci deve essere, è giusto che sui casi borderline ci sia una discussione approfondita, tale per cui poi, se si riesce a fissare un criterio chiaro, condiviso anche dall'ufficio, perché guardate, questo è un aspetto tecnico dove il parere dell'ufficio conta molto, dopo si possa procedere a trattare tutti i cittadini nello stesso modo, va bene? Perché il criterio di distinzione fra gli edifici di pregio architettonico e quelli di interesse ambientale è un criterio di distinzione abbastanza chiaro sul piano teorico. Sul piano pratico, di fronte a certi casi, non è così facile. Allora, il tema è semplicemente quello di dire, nel momento in cui se la commissione è d'accordo con l'ufficio, l'ufficio spiega il criterio e fine della discussione. Nel momento in cui la commissione ha dei dubbi, allora per ragioni di trasparenza e di equità di trattamento va approfondito il criterio, no? Tutto qua. E allora questa discussione conviene farla. Che ha adottato l'ufficio in commissione, mi dà questa impressione qui, vedrete, ci saranno tanti cambiamenti rispetto, cioè mi dà questa impressione qui, forse è subentrato qualcosa di cui non riesco a capire. Però, ma guarda, si fa bene, ma tante volte ci si indovina. È un punto di vista, scusa Simone, mi rivedi un po', ma non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra, scusami. Sei sempre molto chiaro. Scusa, ora Riccardo, fai la battuta, fammi fare una battuta, prendila come una battuta, se no vatti a rivedere le registrazioni, nel senso, se te ti riguardi le registrazioni delle commissioni precedenti,
È un tema che ha posto la commissione. Io cercavo solo di tenere conto di quello che mi ha detto la commissione. Tutto qua. Sono contento, Simone. Vedremo se ho ragione di quello che sto pensando ora. Lo vedremo quando andremo a analizzare le osservazioni. Riccardo, non ho capito perché pensi, nel senso ma perché pensi, te lo spiego dopo in commissione. I commissari veramente a porre questo tema qui, quello che penso, poi te lo dirò in commissione, non è che non te lo dico. Simone è sempre molto chiaro, la sua chiarezza, ho capito qualcosa, ma ad ogni modo, nel momento in cui si affrontano questi casi, che ripeto, vanno visti uno per uno, abbiamo la necessità e la contezza di come sono stati applicati i criteri definiti nella norma. Ho capito benissimo, decidiamo quando si fa la commissione, tanto ormai io l'ho già capito tutto. Mercoledì torna a tutti, giusto? Mercoledì pomeriggio. Può essere una buona soluzione? Mercoledì quando? Mercoledì 14? 14, la presa della ore 15? Ore 15? No, va bene questo orario, no? Giusto? No, ma come questo orario? Alle 9 o alle 15? No, 15. No, scusate, l'orario delle 15, questo nel senso quello che abbiamo normalmente. Io do la conferma, lo prendo per buono. Quando chiudo qua la commissione faccio una telefonata all'amministratrice di una società, perché forse ci sono due date, mercoledì e venerdì, ok? Almeno così una delle due è libero sicuramente. Prendo per buona questa perché siamo preventivamente fissati per venerdì. Quindi io do già la mia conferma. Che così anche Simone ce l'abbiamo sicuramente mercoledì. Tutto sì, io venerdì avrei il problema dell'assemblea di Gaia, almeno diciamo. No, ma io forse ho un problema anch'io venerdì. C'è un punto interrogativo. Vabbè, però Alberto verifica se può fare questo spostamento. Dicevo, possiamo però fissare anche quelle della settimana dopo? Sì, sicuramente, è doveroso. Lo volete sentire la Michela se ha il lavoro o meno, perché lei magari è quella che ha più vincoli, cioè, lo dico, ho visto tante volte non viene perché ha il lavoro. La volete sentire prima di fissarla e poi mandate un messaggio, è uguale per me, è uguale anche per me, a me, tranne ve lo dico il 22 che c'ho il vaccino. Va bene, ma lo schema potrebbe funzionare comunque pomeriggio mattina, tipo il 19. A me potrebbe meglio il pomeriggio, guarda. No, ma di pomeriggio però a disposizione abbiamo due soltanto, capito, Riccardo? Perché l'ufficio c'è rientro il mercoledì e il lunedì. Si guarda di farlo. Il 19 e il 21 sarebbe il lunedì e il mercoledì successivi. E a me va bene. Senti la Michela magari. Michela va capito quando lavora, cioè se lavora la mattina o pomeriggio, questo è il punto, perché c'ha turni di mezzo. Avresti pensato lunedì 19 e mercoledì 21? Lunedì 19 e mercoledì 21 sono lunedì e mercoledì che hanno il pomeriggio a disposizione. Poi Jacopo si potrebbe rifare di venerdì 23 la mattina, che dite? Di venerdì 23 la mattina, appunto, sì. Speriamo con siccome mi faccio il vaccino venerdì, il giovedì, aspettiamo a fissare il venerdì, perché se la febbre, dalla febbre... Claro, fissiamo e se non poi si rimanda, te lo dico insomma senza problemi. Cioè la correttezza istituzionale... Con la disponibilità della Michela su queste date, ma insomma penso che non ci siano problemi, però vede così dal calendario. Allora, dite le date per cortesia, che ero stata 14 pomeriggio, 19 e 21 pomeriggio, 23 mattina. Alle 19 o mercoledì alle 15, ok? Sempre alle 15 tranne il venerdì 23. Il pomeriggio sempre alle 15 tranne il 23 che è la mattina alle 9. Allora, 19, allora 14, 19, 21 e 23, ok? Sì. Ok. Ciao. Ok, allora ci salutiamo, presidente. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.